Benvenuti alla manifestazione di orientamento a distanza Vanvitelli Orienta, organizzata dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con Ateneapoli, il quindicinale di informazione universitario. L'Università Vanvitelli consta di 16 dipartimenti dislocati tra Napoli, Caserta, Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Capua. Adesso mostrerò il video di presentazione dell'Ateneo. Allora, in questo incontro quindi si presenterà l'offerta formativa del Dipartimento, un attimo, okay, del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. E prima di passare la parola al direttore del Dipartimento, quindi alla professoressa Zirlinga, ci sarà il professore Marconi e il professore Nigro per un saluto. Vado io perché il professore Nigro è in parallelo, sta parlando alla scuola di medicina. Io sono il delegato all'orientamento della Vanvitelli e mi chiamo Roberto Marcone. Innanzitutto vi saluto e vi ringrazio per essere qui a casa nostra, anche se in virtuale. Vi porto i saluti del rettore, il professor Nicoletti, che ci tiene tantissimo all'orientamento, alle nostre giornate di orientamento. E mi fa piacere ricordare a tutti i ragazzi qui presenti che la Vanvitelli è stata riconosciuta dall'ANVUR, dal sistema di valutazione ministeriale, come una tra le più importanti università in Italia, e sicuramente nella valutazione avuta dall'ANVUR risultiamo essere il miglior ateneo del Meridione. Il Dadi poi rappresenta all'interno della Vanvitelli un'esplosione di creatività e di innovazione. Il Dadi è il nostro, diciamo, è la nostra rappresentanza nel POT, nei piani di orientamento e tutorato, ed è, come dire, un dipartimento incredibilmente vivace, attivo e molto molto attento ai ragazzi. Guardate, non vi voglio rubare molto molto tempo, mi fa veramente molto piacere che siate qui con noi, e vi dico anche un'ultima cosa: rivedendo ogni volta questo brevissimo video di introduzione, io non vedo l'ora di rivedere tutti voi in presenza. Noi non siamo un ateneo telematico, noi siamo un'università vera che facciamo partecipare, ci teniamo particolarmente alla partecipazione attiva e dal vivo dei nostri studenti a tutti i nostri spazi. Ora state in un dipartimento di architettura, siamo ospiti in un dipartimento di architettura che fa dello spazio e della concezione dello spazio un costrutto importante. Gli spazi, i luoghi di apprendimento, i luoghi universitari sono fondamentali. E non, francamente, non vedo l'ora di rivedervi, di
di rivedere tutti gli studenti dal vivo, di rivedere le aule piene, di vedere i laboratori pieni, di vedere le buvette, i bar pieni. Io non vedo l'ora di fare, lo dicevo anche l'altro ieri, io non vedo l'ora di fare la fila alla macchinetta del caffè, perché la macchinetta del caffè è democratica, insieme a tutti gli studenti. Gli studenti fanno: professore, prego, avanti. No, la macchinetta del caffè, almeno quella, rimane democratica. Faccio la fila insieme a voi e nel frattempo converso anche con voi davanti a una macchinetta del caffè, non in aula. Quindi grazie a tutti i colleghi qui presenti, grazie in particolar modo a Doe e Sabina, che lavorano tantissimo sull'orientamento e sul connubio docenti e studenti, grazie al direttore del dipartimento qui presente, e buona prosecuzione. Benvenuti alla Vandelli, benvenuti al Dadi. Professore Nigro, eccolo, non so se vuole salutare. Sì, stavo anche dall'altra, appena. Sì, come collega vi porto i saluti del rettore, vi sottolineo che il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale è per noi un nostro fiore all'occhiello in tutto l'Ateneo. Noi siamo stati valutati recentemente dall'ANVUR e siamo risultati tra i migliori Atenei italiani e senz'altro il primo Ateneo dell'Italia meridionale. E l'analisi fatta dall'ANVUR non è come quelle che si vedono comparire sui giornali, ma è un'analisi estremamente accurata in cui sono valutate centinaia di diversi parametri per capire come funziona una struttura. E devo dire che proprio il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale ha avuto una votazione altissima, e in particolare il corso di Design e Comunicazione, che è stato scelto proprio per essere valutato. Quindi siamo orgogliosi di quello che fa questo Dipartimento, e l'attrazione che ha ogni anno, che è sempre più forte, è proprio qualcosa che qualifica l'offerta formativa dell'Ateneo, che offre tantissime altre cose, però questa la qualifica. E noi abbiamo anche inserito, ecco, un sistema di ammissione programmata che fa apprezzare la cosa che, se noi riteniamo più importante, la voglia di iscriversi alla Vanvitelli, cioè diamo un peso alla priorità dell'ordine di prenotazione, che è qualcosa che fa che discrimina non soltanto la preparazione, che pure c'ha un peso del 50%, il voto di maturità, eccetera, ma discrimina chi ha veramente interesse a svolgere questo corso e a venire alla Vanvitelli, perché vogliamo persone motivate, studenti motivati, personale tecnico-amministrativo motivato e studenti motivatissimi per far crescere l'Ateneo sempre di più. Vi auguro buon lavoro e sicuramente questa giornata sarà proficua. Prego, professoressa Zerlinga. Grazie. Allora, innanzitutto grazie al professor Marcone, il professor Nigro, il nostro professore delegato del rettore alla didattica del nostro Ateneo. Io ovviamente sono contenta di presentare il nostro dipartimento, che in parte è già stato presentato dal nostro Ateneo per la performance, diciamo, e il risultato avuto attraverso questa importante valutazione di carattere nazionale, che valuta appunto gli atenei, le università, i dipartimenti, i corsi di studio rispetto alle tante caratteristiche che connotano un'università. L'aspetto ovviamente della produzione didattica, della capacità di essere accogliente, propositivi, progettuali, creativi rispetto alla formazione dei propri allievi, è ovviamente un elemento fondamentale per un dipartimento universitario, e lo è certamente per il nostro Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. Io forse mi accompagnerei anche con la presentazione, per cui chiederei a Raffaella di far partire la nostra presentazione, che è il fil rouge, possiamo dire, insomma, questo filo conduttore che ci accompagna nell'esposizione delle varie anime, delle varie componenti del nostro Dipartimento, e che ci terrà compagnia nel trascorrere queste ore
che avremo appunto con voi. E indubbiamente il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale ci tiene molto alla formazione, ci tiene molto al rapporto con gli studenti, e la nostra sede si trova nel comune di Aversa. Nel comune di Aversa, quindi ai limiti appunto della provincia fra Napoli e Caserta, in un'abbazia, in un complesso religioso di storico benedettino, che vedete appunto lì in alto a destra, e che è caratterizzato dalla presenza, prima appunto il professor Marcone interpretava gli spazi come caratteristica proprio, come dire, connotativa del nostro dipartimento, e lo è, perché se andiamo avanti e lo vediamo dall'alto con un'immagine ripresa dal drone, la nostra comunità universitaria del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale trova proprio nel fulcro del chiostro, di questo bel chiostro. Possiamo andare avanti e far vedere le immagini, ancora più avanti, questo bel chiostro a doppio ordine che caratterizza uno spazio significativo di vita attorno al quale e nel quale si svolgono gran parte delle attività, non soltanto formative, ma anche di confronto tra gli allievi. Ovviamente ora lo vediamo in una foto recente e senza studenti, ma in seguito appunto nelle altre diapositive che scorreranno lo vedremo invece nella vita vera, la vita vera che ci ha visto appunto frequentarlo fino all'arrivo appunto della pandemia, tutti i giorni, su tutti i livelli, a tutte le ore del giorno, e che ha fatto appunto del chiostro di San Lorenzo veramente il cuore pulsante di tutta la nostra comunità, tra docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, personale della segreteria studente, della biblioteca. Che cosa si studia, ma che cosa si insegna, e qual è l'offerta presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale? Ovviamente innanzitutto due anime, quella dell'architettura e quella del design, che è rappresentata con una serie di corsi di studio. Questi corsi di studio hanno un carattere sia di corso di studio quinquennale, e possiamo andare alla prossima diapositiva, che è il corso di studio in architettura, un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Significa che ci si iscrive al primo anno, ci si laurea dopo 5 anni di durata legale. E sempre per rimanere nell'ambito dei corsi di studio che caratterizzano la formazione nell'architettura, abbiamo la triennale di scienze tecniche per l'edilizia e poi il suo prosieguo nella magistrale più due, che è anche una caratteristica del nostro dipartimento, ovvero quello di essere un corso non soltanto magistrale, quindi un più due, ma soprattutto di essere un corso in lingua inglese. Questo fa sì appunto che consente al Dipartimento di avere non soltanto una verve internazionale, ma soprattutto di accogliere anche studenti stranieri che vengono appunto da altri paesi e che possono quindi colloquiare con i nostri studenti in un, come dire, rapporto creativo e formativo e di confronto molto accattivante. Per quanto riguarda invece l'ambito del design, abbiamo un'offerta complessa che vede in ingresso, quindi in ingresso dalla scuola superiore, dalla scuola media superiore, due corsi triennali, il corso in design e comunicazione e il corso di design per la moda. Quindi sono due offerte nell'ambito del design che seguono due percorsi
due percorsi differenti, ma sempre all'interno appunto dell'ambito del design. Dopodiché, come prosieguo della triennale, abbiamo presso il nostro dipartimento il corso di laurea magistrale in design per l'innovazione, mentre invece in interateneo con l'Università di Perugia abbiamo attivato da quest'anno accademico un nuovo corso di studio, in inglese Planet Life Design, design per la vita del pianeta. La nostra presentazione di oggi prevede sostanzialmente da parte mia un ingresso, ma soprattutto un saluto a voi che ci state appunto seguendo e che probabilmente siete già interessati alla nostra offerta formativa e che noi speriamo appunto di vedervi nei nostri spazi, nel nostro chiostro. Ma alla mia breve introduzione seguirà invece una presentazione più puntuale, portata avanti dai presidenti dei corsi di studio, dai delegati all'orientamento, i quali poi in maniera più puntuale spiegheranno quelli che sono gli obiettivi, vi illustreranno quelli che sono gli obiettivi formativi di questi diversi corsi di studio, le caratteristiche principali e poi anche gli insegnamenti. A me spetta il compito di introdurre nel complesso l'attività formativa del Dipartimento e di farvi vedere anche quelli che sono i nostri spazi. Avete già visto il chiostro, ma potremmo parlare delle nostre aule, possiamo andare avanti. Noi abbiamo aule che caratterizzano le diverse attività formative dei nostri corsi di studio. Abbiamo appunto aule di carattere frontale, come quella appunto che state vedendo, che è la nostra aula magna, ma abbiamo anche aule di carattere laboratoriale, che sono quelle nelle quali portiamo avanti un'attività di gruppo, un'attività legata a costruire proprio in aula i progetti, così come ovviamente un altro elemento forte del nostro dipartimento, ma ovviamente dell'intera università, è la sua biblioteca. E anche qui ad Aversa, nel nostro dipartimento, noi abbiamo una biblioteca dove i libri sono realmente a portata di mano degli studenti. C'è un percorso fluido che attraversa uno degli ambienti più belli del nostro dipartimento, che è appunto il refettorio, lungo il quale gli allievi possono direttamente appunto prendere i libri che interessano e quindi consultarli. Così come assieme a questo abbiamo la materioteca, che ovviamente ci consente ancora una volta di far toccare con mano quelli che sono i materiali non soltanto tradizionali, ma quelli più spinti dell'innovazione tecnologica. E questo ovviamente è importante per un dipartimento che non è soltanto di architettura, ma di design, dove lo sviluppo avanzato dei materiali costituisce proprio non soltanto un'innovazione di ricerca, ma anche una capacità di formare gli allievi in un tema fondamentale che è quello del rapporto fra la tradizione e l'innovazione. Oltre a questo abbiamo anche degli spazi all'aperto. Qui vedete non soltanto il fronte del corpo settecentesco, il fronte laterale del corpo settecentesco di San Lorenzo, ma ne vedete anche l'orto di San Lorenzo. L'orto di San Lorenzo, che è questo spazio all'aperto che caratterizza appunto il nostro complesso di San Lorenzo e che costituisce questo piccolo polmone, lo possiamo dire, di verde, che consente appunto agli studenti di poter avere una boccata d'aria, ma soprattutto di poter con i docenti, andiamo avanti, costruire delle attività formative all'aperto e quindi avere delle proprie vere lezioni all'aperto, così come ritorna il nostro chiostro, come l'avete visto già prima, che accoglie non soltanto l'elemento appunto di socialità, ma che diventa anche durante i mesi estivi sede
delle nostre tesi di laurea, così come degli eventi e di tutte le attività formative e didattiche che vengono appunto svolte all'interno dei nostri corsi. E qui appunto possono scorrere le immagini e vedete appunto alcuni momenti di realizzazione di progetti di architettura, di design, con la presenza anche dei plastici che vengono appunto realizzati per verificare queste idee progettuali. Questi sono appunto alcuni momenti. Prima abbiamo visto anche delle performance, delle sfilate, delle esposizioni che vengono realizzate anche nel nostro chiostro all'interno della formazione di moda, e qui vedete appunto nello scorrere alcuni momenti di formazione laboratoriale con i nostri docenti. Ovviamente in questo ultimo anno la nostra didattica è stata ovviamente a distanza come quella dell'intera Italia. Non ci siamo fermati, abbiamo continuato con lo stesso entusiasmo ed è lo stesso entusiasmo, ed è con lo stesso entusiasmo quindi che speriamo appunto di vedervi numerosi nel prossimo anno accademico presso i nostri spazi. Possiamo andare avanti, i nostri docenti ovviamente sono felici, io per prima insomma, di accogliervi. Abbiamo anche all'interno del nostro dipartimento e soprattutto per le impostazioni laboratoriali di formazione rapporti anche europei di docenza, di confronto tra il numero degli allievi e il numero dei docenti, e questo appunto ci consente di seguirvi, di portarvi veramente per mano durante l'intero percorso formativo. E quindi che cosa dire? Questa è una foto che ci ritrae in questo periodo di pandemia. Siamo tutti con le mascherine, io stessa lo sono perché sono in dipartimento e quindi sono in un ambiente comunque collegiale con il personale. E in sostanza, lasciandoci appunto al momento con me, con questa ultima diapositiva, che cosa dire? Vanvitelli è il nostro orgoglio, noi ne siamo orgogliosi di appartenere, di renderla sempre più propositiva, creativa, formativa, importante nel mondo della formazione universitaria. Ci impegniamo per questo, il nostro dipartimento si impegna per questo. Che cosa dire? Vi aspettiamo a San Lorenzo. Grazie. Grazie direttore, posso continuare io diciamo sulla scia di quanto ho già introdotto. È stato bello vedere le immagini del chiostro, insomma, popolato come insomma, lo era l'anno scorso, e chiaramente abbiamo tutti voglia di ricominciare. Cosa non si è mai interrotto sono le attività che si svolgono all'interno dei laboratori, certo con il freno a mano, ma certamente i laboratori rappresentano per il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale i punti entro i quali si mescolano tutte le esperienze della didattica e della ricerca, contaminandosi, no? Dove quindi gli studenti hanno la possibilità di entrare di conoscere, di interagire con ricerche di livello più alto, e ciò chiaramente si riversa nella didattica quotidiana. I laboratori che sono presenti nella struttura storica del Dipartimento di Architettura sono 5, quindi insomma dire, si manifesta già da subito una interazione tra quella che è la storia e quella che è l'innovazione, che fortemente è voluta dal Dipartimento. 5 dei laboratori, dicevo, si trovano presso la stessa sede dell'Abbazia di San Lorenzo, che sono il laboratorio di design, che opera principalmente sulle tematiche del design del prodotto e della moda, quello di prototipazione, che ha come obiettivo quello della realizzazione di prototipi in scala per la valutazione compositiva dell'architettura, e quello di land design, orientato particolarmente alla diffusione della cultura del territorio e della sua rigenerazione.
Poi abbiamo anche il laboratorio di materiali, dove vengono sviluppati e caratterizzati materiali innovativi, avanzati come i biomateriali, nanomateriali, leghe a memoria di forma, fino al più recente Sensei Lab, laboratorio che vuole mettere insieme l'esperienza della persona con il mondo fisico circostante attraverso delle simulazioni virtuali e fisiche. Chiaramente io non entro nel merito in questa fase dei laboratori, ma li potremo approfondire più avanti singolarmente. Il sesto laboratorio, che non ho ancora menzionato, invece si trova leggermente a un paio di chilometri dalla sede principale del Dipartimento di Architettura, ed è il laboratorio di, per il controllo dell'ambiente costruito, che è un laboratorio più di approccio, diciamo, fisico-ingegneristico, con delle dotazioni e delle camere molto importanti, dove chiaramente tutti hanno la possibilità di fare esperienza di strumentazioni altamente avanzate. Penso che in questo momento possiamo mandare un video che fa, come dire, riassunto con molto breve di quello che ci aspetta più avanti nelle presentazioni più dettagliate. Ora la parola può passare al delegato all'orientamento al DADI, Maria Dolores Amore. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Siamo molto felici di accogliervi in questi spazi che sembrano virtuali, ma in realtà noi siamo proprio all'interno della nostra abbazia. Quindi abbiamo anche voluto occupare gli spazi che di solito frequentiamo, infatti sono qui nella stanza dedicata alle attività dell'Endesign, condivido con la professoressa Sabina Martuscello, e quindi anche per farvi vedere che comunque anche a distanza noi ci siamo, noi del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. E le attività di orientamento del nostro Dipartimento sono riconosciute come frequenti, continue, e si sono da tempo stabilite in due modalità, nel senso che accogliamo i nostri alunni delle scuole, quindi intra moenia, ma siamo anche nelle scuole con delle attività extra moenia. Abbiamo coniugato in maniera strettissima le attività di orientamento con le attività di terza missione, pertanto mettiamo insieme moltissime volte manifestazioni che comunque coniugano progetti con le scuole, con le attività di PCTO e quindi anche con l'attività di accompagnamento alla scelta universitaria. Infatti sono qui anche per invitarvi, perché già da domani, noi porteremo avanti un seminario interdisciplinare, questa volta che comunque sarà svolto dal nostro prorettore, il professore Spasiano, sull'idea e sul senso di libertà. E questo invito mi sembra ben augurante, soprattutto nel momento nel quale noi siamo così costretti, abbiamo bisogno di una speranza. Per questo vi invitiamo a partecipare domani alle 4, dalle 4 alle 6, sempre sulla piattaforma YouTube. Tutti gli alunni, tutti gli studenti, tutti i docenti delle scuole possono quindi seguirci anche in tempo differito.
Questo per dirvi che le attività sono continue. Questi seminari non solo raccontano l'idea che comunque il nostro dipartimento ha da tempo abbracciato sul tema della sostenibilità, che è un tema, per così dire, che accompagna tutta l'offerta formativa del nostro dipartimento, dai corsi di laurea in architettura a quelli in design, fino ad arrivare ovviamente alle lauree magistrali. Ma soprattutto noi in questi momenti, che comunque vanno a cadenza quindicinale, facciamo ancora attività di orientamento e quindi siamo sempre con voi, siamo, per così dire, anche molto molto collegati. E se vai avanti, Raffaella, vediamo che in realtà questa attività che ci porta ad essere distanti, in realtà ci faceva ritrovare spesse volte, frequentemente, nelle nostre aule, per così dire, piene di giovani che comunque lavoravano a contatto anche con gli studenti universitari. E qui sono delle immagini molto belle di attività che comunque abbiamo svolto fino al 2020, ma che continuiamo adesso a svolgere nella modalità online. Questo è un invito anche alle scuole che comunque sono fuori regione, agli alunni che ci possono seguire, che comunque non sono alunni campani. Le attività del Dipartimento, anche alle attività di relazione di progetto con le scuole, possono essere anche svolte in una modalità così a distanza, anche per farci in qualche modo conoscere. E quindi questo significa che comunque è facile l'iscrizione al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, così come è facile l'iscrizione a tutti i corsi di laurea del nostro Ateneo. Tutto avviene online facilmente, bisogna soltanto inizialmente iscriversi registrarsi, ecco, affinché si possa avere una bellissima mail che è molto molto lunga, ma soprattutto ci contraddistingue, cioè quella Unicampania, che ci permette poi di accedere, di frequentare, di conoscere anche in maniera preventiva delle attività, ma anche i servizi che il nostro Ateneo e anche quindi il nostro Dipartimento in realtà presenta. Se vai avanti, Raffaella, soltanto per dirvi che quest'anno l'Ateneo Vanvitelli, ma anche l'anno scorso, e quindi anche coloro che si iscriveranno al nostro dipartimento potranno avere delle agevolazioni, diciamo, ci sono anche delle possibili retribuzioni per tablet, per computer, quindi un sostegno continuo del Dipartimento dell'Ateneo e che accompagna tutta la fase, diciamo, di formazione a partire dal primo anno fino alla conclusione del percorso universitario. E questo lo testimoniano tantissimi nostri giovani, ma tantissimi nostri studenti che hanno, durante il loro percorso di studi, come per esempio Raffaella che vediamo qui, ma anche con altri studenti che hanno avuto un sostegno con borse di studio o comunque con attività di tutorato, che ha permesso quindi di poter lavorare all'interno del nostro dipartimento, ma anche di poter studiare. Quindi è veramente, diciamo, vi accogliamo come se facessimo parte di una grande famiglia. Io adesso concludo il mio intervento e prima di passare la parola all'offerta formativa del gruppo delle architetture, che comunque sarà premesso da un video, e quindi poi passerò la parola al professore Capobianco, delegato di orientamento del percorso di studi in architettura, volevo dire che per approfondimenti è possibile consultare sia il sito di Ateneo che comunque il sito del nostro dipartimento per tutte le informazioni. Grazie. I'm gonna go get some more.
Sì, allora mi sentite? Buonasera a tutti innanzitutto e bentrovati. Io sono Lorenzo Capobianco, delegato all'orientamento del corso di laurea in architettura quinquennale del nostro dipartimento. Iniziamo quindi, entriamo nello specifico della presentazione della nostra ricca offerta formativa e partiamo dal corso storico, quello con cui è nata la nostra facoltà oggi dipartimento e che non si dovrebbe, ma diciamo lasciatemelo dire, dall'ultima classifica Censis sulla qualità della didattica e della ricerca risulta essere tra i primi cinque in Italia. E primo assoluto nel centro e sud Italia, quindi insomma è un corso di laurea lungo, non semplicissimo, ma probabilmente siamo i migliori del centro sud Italia. Questo perché lo dico? Perché in realtà avete visto nelle slide iniziali che voi siete all'alba di una scelta importantissima, di un cambio radicale nella vostra vita e quindi è logico che questa scelta che fate del vostro percorso di studi debba essere fatta con consapevolezza e con calma. Cambierà tutto. Voi al di là del vostro percorso troverete nel nostro dipartimento innanzitutto una serie di professori, di compagni di studio, di tutor, di attività che non vi faranno mai sentire da soli, che vi aiuteranno a superare anche degli scogli che oggi vi possono sembrare insormontabili. In realtà il corso quinquennale forma, dando l'accesso poi all'esame di Stato e quindi l'introduzione al mondo della diciamo, professione, la figura dell'architetto che è quanto mai oggi una figura in rapidissimo movimento, rapidissima trasformazione che può fare una diciamo, serie di attività che vanno ben oltre quello che potete immaginare. Diceva Rogers, uno dei più importanti critici e architetti del secolo passato, che l'architetto è quella figura professionale che si occupa di una serie di diciamo, questioni che vanno dal cucchiaio alla città. Questo per darvi un'idea di quanto sia vasto il campo di applicazione delle conoscenze e delle diciamo, competenze che noi vi trasmettiamo in questi cinque anni. In realtà a me piace dire che chi fa l'architetto è come se facesse l'ambasciatore della bellezza e del benessere nel mondo, perché noi spesso non ci facciamo attenzione, ma la qualità dello spazio che viviamo, da quello piccolo, domestico, della nostra stanza o della nostra casa, fino a quello della città, del territorio in cui viviamo, la qualità di questo spazio influisce tantissimo sulla qualità della nostra vita quotidiana. Quindi fare le cose con cura, con competenza, anche con attenzione a tutta una serie di problemi legati alla ecosostenibilità, all'ambiente, al diciamo territorio, è quanto mai una funzione etica e sociale prima ancora che professionale. Nelle slide che seguono, in realtà già nelle bellissime immagini introduttive, io ci tengo a sottolineare che tutte queste immagini e tutti questi diciamo, lavori non sono presi così a caso da internet, ma sono frutto di lavoro di nostri studenti durante il corso di studio, incarichi svolti in uscita. Nei cinque anni che prevede il nostro corso di laurea, in realtà noi abbiamo un diciamo, passaggio scalare in cui il complessificarsi, la progressione delle diciamo, competenze e delle nozioni acquisite si associa con una scala sempre maggiore. Iniziamo dallo studio della residenza, della casa, del spazio
elementare, nei primi anni abbiamo visto sempre immagini fatte da vostri, da nostri studenti, vostri potenziali futuri colleghi, e man mano, di anno in anno, studiamo le aggregazioni, gli insiemi, i lotti residenziali, poi diciamo funzionali, fino a arrivare, possiamo vedere anche la slide successiva, a riuscire a immaginare e diciamo gestire spazi e aggregazioni sempre più complesse, che vanno appunto dall'oggetto fino a vere e proprie parti di città. Lungo diciamo questo percorso, in cui ha le materie progettuali, che sono quelle che si occupano proprio di come si realizzano, come si immaginano, come si diciamo costruiscono, si trasformano le cose, si accompagnano anche altre diciamo materie che approfondiscono gli aspetti storico-critici, che ci danno appunto una chiave importantissima di lettura e interpretazione del mondo che ci circonda, a partire dalla diciamo conoscenza della sua storia, fino a quelli competenze scientifico-matematiche indispensabili chiaramente per la nostra figura professionale, laddove appunto si ritenga o di dover costruire qualcosa o di dover diciamo trasformare qualcosa di esistente. Andiamo ancora avanti e passiamo alle foto di realizzazione. In realtà questo corso di studi, a differenza degli altri che presenteranno i miei colleghi in seguito, è quello che dà la formazione probabilmente di diciamo carattere più generalista. Cioè nessuna specializzazione specifica nel corso dei 5 anni, ma una serie di competenze che tengono insieme tutte le materie, tutti gli ambiti di possibili altre specializzazioni o corsi di laurea. Dalla scala quindi dell'oggetto, dell'interior design, a quello della progettazione architettonica in senso stretto, a quella della progettazione urbanistica, quindi interventi a livello urbano o addirittura territoriale, al restauro e quindi al recupero di edifici esistenti, sia essi di carattere storico che anche di diciamo carattere moderno, attraverso, andiamo ancora a una slide successiva, una serie di esperienze in cui, oltre agli esami che affronterete nei 5 anni, avremo sempre tantissime iniziative di apertura al mondo esterno, attraverso workshop intensivi di progettazione fatti in sede o in diciamo partnership con altri dipartimenti, quindi la possibilità poi concreta di misurarsi e confrontarsi con studenti di altre parti d'Italia e di Europa, che è un momento di crescita molto importante. L'allestimento, la partecipazione a mostre, a concorsi riservati agli studenti, e quindi fin dai 5 anni un vero e proprio confronto critico con la società civile, il diciamo mondo esterno, che poi è l'anima del nostro mestiere. In particolare, in alto a destra vedete un'immagine di un cluster del Expo di Milano 2015, in cui un concorso riservato internazionale, quindi aperto a tutto il mondo, riservato agli studenti delle scuole di architettura, è stato vinto dai nostri studenti ed ha diciamo portato, slide successiva, alla realizzazione di un vero e proprio cluster, un vero e proprio pezzo del Expo 2015. Qua vediamo delle immagini di alcuni workshop in aula, del allestimento di mostre in luoghi molto prestigiosi della diciamo cultura nazionale, fatta con lavori di nostri studenti, o anche un'immagine in cui la notte dei ricercatori tenuta a Caserta 2 anni fa ha dato alla luce un altro piccolo edificio costruito frutto di una ricerca del nostro dipartimento fatta anch'essa in collaborazione con gli studenti. Andiamo alla slide successiva e vediamo rapidamente gli esami che si sostengono nei 5 anni previsti dal nostro corso di laurea. Allora, non è un corso di laurea
semplicissimo, ma voi questo già lo sapete se state seguendo questa lezione. Non è semplice perché tiene insieme diversi aspetti delle scienze umane, da quelle cosiddette umanistiche a quelle tecnico-scientifiche. Però questa varietà di diciamo competenze anche diverse tra loro, rispetto alle quali, voglio dire, anche non esistono esami impossibili, non esistono esami scoglio. Noi abbiamo un corpo docente di tutto molto giovane, molto vicino proprio agli studenti, abbiamo il tutorato, insomma non sarete mai lasciati soli. Queste competenze in realtà sono la forza della nostra professione e del nostro corso di laurea. Vi diamo quelle conoscenze in grado di aprirvi un numero veramente altissimo di sbocchi professionali o anche di, per esempio, concorsi per diciamo, l'insegnamento. Pensate che la laurea in architettura quinquennale è la laurea in assoluto tra tutte quelle che esistono che dà l'accesso al maggior numero di classi di diciamo, concorso per chi poi in seguito, per esempio, vuole proseguire con l'insegnamento. Quindi vediamo anche le altre due slide, il terzo e il diciamo, quarto anno, quindi un po' di materie umanistiche, un po' di materie scientifiche ogni anno, tantissime esperienze di confronto con il mondo esterno e con la società civile, possibilità poi di studiare all'estero, di tutta una diciamo, serie di attività che vedrete descritte anche in diciamo, seguito, in una struttura che veramente, non lo dico per diciamo campanilismo, è tra le più avanguardie all'avanguardia in tutta Italia, anche per i laboratori e per tutto il diciamo supporto che è in grado di darvi. Io credo di aver finito il mio tempo, potete scrivere domande nella chat, nel commenti di YouTube o se volete visitare sicuramente le diciamo nostre pagine web che sono fatte molto bene, e lascio la parola per il corso di studi in scienza e tecnica dell'edilizia alla professoressa Ornella Cirillo. Grazie. Grazie a te Lorenzo. Allora ragazzi, senza sosta procediamo in questo viaggio nel nostro Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e ci soffermiamo un momento in questo che è l'ultimo nato, o almeno l'ultimo nato nel corsi di laurea triennale nella branca dell'architettura del Dipartimento. E è un corso di laurea che si intitola, come vedete, in Scienze Tecniche per l'Edilizia. È nato di recente, nel 2014, proprio in risposta a delle esigenze nuove che sono emerse nella società e sono emerse soprattutto nel nostro territorio. Qual è questa esigenza, la domanda alla quale questo corso di studi risponde? Innanzitutto quello di offrire un percorso formativo appunto non troppo articolato e lungo come quello di architettura, che in molti casi spaventa gli studenti, ma non solo gli spaventi per la lunghezza, sostanzialmente li spaventa perché spesso gli studenti sono indecisi nella loro scelta, e credo che molti di voi lo siano, se indirizzarsi a un percorso di studi più appunto progettuale, creativo, come normalmente voi pensate sia quello di architettura, o verso quello scientifico più tecnico, che è quello dell'ingegneria. E allora dalla idea di poter combinare questa esigenza, da una parte di ridurre il percorso di studio, dall'altro quello di integrare i saperi dell'architettura e dell'ingegneria, è nato il corso di laurea in scienze tecniche dell'edilizia. Ma è nato anche risposta ad un'altra esigenza, perdonatemi puntualmente il citofono mentre si parla, un'altra esigenza che è quella di conoscere, guardare con degli occhi molto sensibili e molto desiderosi, diciamo, di fare anche degli esami di coscienza su quello che è il territorio nel quale noi lavoriamo e appunto coi quali rendersi conto
perché il nostro paesaggio, il nostro territorio, i nostri contesti edilizi chiedono aiuto, stanno lì e stanno urlando un intervento, un'attenzione, una considerazione. Infatti questo percorso di studi non è appunto generalista, come diceva prima il professore Capobianco, ma non è una brutta parola, non è una, come dire, un aggettivo negativo. È generalista il corso di laurea in 5 anni perché ha una struttura più articolata, cerca di includere al suo interno tutte le discipline che possono gestire il progetto dalla piccola alla grande scala, in tutte le sue sfaccettature, tutta una sua articolazione molto lunga. Invece in questo caso il percorso formativo è più mirato, come vi dicevo, è mirato all'analisi del patrimonio esistente e alle possibilità che il nostro intervento in quanto progettisti può offrire in termini di rigenerazione di questo patrimonio costruito, in termini di valorizzazione fisica, anche culturale o anche solo di rifunzionalizzazione. Qual è infatti, se vai un attimo prima Raffaella, perdonami, in apertura noi abbiamo una slide che ci dice molto chiaramente: gli edifici non si conservano da soli. Questo è un po' il motto di questo percorso di studi, è un invito a considerare gli edifici nella loro diversa gamma, nella loro diversa scala, anche solo a volte di manufatti lasciati interrotti, non completati, e sapete che intorno ai nostri siti nei quali abitiamo, ne vediamo spesso di queste situazioni, appunto dobbiamo noi da un punto di vista etico e morale affrontare queste questioni, da un punto di vista professionale formare delle figure di professionisti competenti in queste discipline. Però c'è un altro aspetto che volevo dirvi, abbiamo detto che parliamo di un percorso di laurea triennale e che ha un connotato. Il connotato che noi definiamo è quello di aver immaginato un percorso di laurea appunto ibrido. Ibrido perché al suo interno è come se avesse due motori alternativi, come una delle macchine più appunto moderne che noi possiamo trovare sul mercato. Un motore doppio, quello che ha dentro, no, le forze degli aspetti delle discipline architettoniche, e quello che invece è più vicino alle discipline ingegneristiche. Quindi una combinazione di questi due aspetti, i quali non rimangono tra di loro incompiuti o non integrati, si integrano e fanno sì che lo studente, se vai ancora avanti Raffaella, grazie, che lo studente quando compie questo percorso di studi triennale acquisisce un titolo compiuto, non certamente nulla, ma un titolo compiuto di architetto junior o di ingegnere junior, mentre alla laurea quinquennale il titolo che si acquisisce dopo aver compiuto e svolto e superato l'esame di Stato è quello di architetto. In questo caso noi abbiamo una doppia chance, perciò vi dicevo, questo percorso di studio è anche una risposta all'idea che i ragazzi non hanno le idee molto chiare. E allora una laurea triennale in scienze tecniche dell'edilizia dà la possibilità di acquisire un titolo alla scala dello junior, quindi in una dimensione per la quale può gestire dei progetti minori e certamente non quelli che vanno, come diceva il professore Capobianco, dal cucchiaio alla città, e quindi con un'estensione anche nelle attività progettuali che vanno fino alla dimensione della città, ma in un organismo e quindi in una scala di più raccolta dimensione, più minuto. Tuttavia, però, appunto, al termine del loro percorso possono andare a optare per la prosecuzione degli studi, dopo aver compreso se sentite una vocazione più specifica verso il percorso di architettura, potete continuare nella laurea magistrale che vi illustrerà a breve il collega Pisacane, vai avanti Raffaella, grazie, o viceversa potete continuare in un percorso di laurea magistrale nella branca dell'ingegneria, e quindi c'è un gancio, un ponte, una direzione anche verso delle discipline diverse. Noi ci auguriamo che rimanete tra di noi naturalmente, però
questa è un'esigenza che si è sentita nella comunità e abbiamo pensato di offrire appunto come dipartimento anche questa struttura. Ora, praticamente, se vai un pochino più indietro, e volevo farvi vedere che la dimensione dei lavori che i ragazzi sviluppano all'interno di questo triennio è una dimensione proprio più specifica sul repertorio del patrimonio edilizio esistente. Qui vedete degli esempi di lavori progettuali svolti proprio nel primo e nel secondo anno del corso di studio sul lavoro di, diciamo, rigenerazione di questi scheletri che abbiamo intorno alle nostre sedi, neanche a farle a posto universitarie, vai ancora. E poi cerchiamo di capire che il lavoro della rigenerazione va rivolto a contesti di varia tipologia. Abbiamo anche manufatti interessanti, come in questo caso vedete delle masserie, ma insomma non è la casistica che vogliamo mettere in evidenza, è proprio di questa ampia esigenza di intervenire sull'esistente piuttosto che immaginare di andare a occupare dei territori dei soli che purtroppo naturalmente ormai sono quasi inesistenti nel nostro pianeta, potremmo dire. Vai ancora avanti, la stessa dimensione progettuale, lo stesso sguardo è rivolto anche al, diciamo, costruito monumentale che ancora di più urla e grida, esige attenzione da parte dei nostri professionisti. Vai ancora, Raffaella, per poi arrivare a dimostrarvi che questo percorso di studio, appunto, vai ancora, sono esempi, appunto, si interroga con le competenze che riguardano la dimensione più ingegneristica, più tecnica, a quelle che sono gli insegnamenti rivolti appunto al risanamento, alla ristrutturazione, al consolidamento degli edifici del nostro patrimonio, minato continuamente anche dai problemi che vengono fuori dal nostro insistere in un territorio e non solo naturalmente altamente sismico. Questo percorso di studi, come vi dicevo, ha questo titolo, Scienze e tecniche edilizie, quindi ha degli insegnamenti più scientifici, qualche insegnamento di carattere umanistico, come la storia dell'architettura, la storia della città, oppure delle diciamo discipline invece più tecnico-progettuali, e quindi si articola in tre anni, ma la cosa più significativa che ancora non ho evidenziato è il fatto che questo percorso di studi non ha un test di ammissione, quindi è d'accesso libero, e questo lo avete letto sicuramente nella prima slide, ma ve lo voglio immediatamente sottolineare, perché in molti casi diventa, come dire, un ostacolo in meno rispetto a quella che può essere il vostro avvicinamento al mondo universitario, che già nella sua complessità magari vi spaventa, e in questo caso il primo atto di accoglimento e di agevolazione nei vostri confronti è già l'occasione di non dover superare un test di ammissione né a scala locale né a scala nazionale, quindi non quello tradizionale che si fa per le medicine, veterinaria, architettura, eccetera, e neanche quello locale. L'invito e in conclusione che vorrei fare è anche quello di seguirci. Noi abbiamo dei profili social, Steoni Campania, e anche su Facebook, quindi con questi profili riuscite a verificare quella che è la nostra attività continua, le attività di workshop, di seminari che facciamo con degli ospiti che invitiamo direttamente nelle nostre giornate all'interno dei nostri corsi, e mi auguro anche che voi possiate vedere gli esiti delle prossime sedute di laurea dei nostri laureati triennali, così che possiate immaginare più concretamente qual è il tipo di azione che si svolge e si sviluppa nei nostri corsi. Quindi vi saluterei ringraziandovi per l'attenzione, e passo la parola al docente che è presidente del corso di studio della laurea magistrale presso la quale si può compiere per questo percorso formativo triennale, laddove si decidesse appunto di insistere su un percorso e quindi un'attività formativa più vicina all'anima dell'architettura.
Grazie, io sono Ornella Cirillo, se avete bisogno anche di informazioni mi potete contattare sulla pagina del Dipartimento, troverete tutte le informazioni. Vi saluto e passo la parola a Nicola. Grazie mille Ornella, buon pomeriggio a tutti gli studenti presenti che ci stanno ascoltando. Allora, una naturale prosecuzione dei percorsi triennali, tra cui il percorso in Scienze Tecniche Edilizie che ha appena illustrato la collega Ornella Cirillo, è il corso di studio in Architecture, Interior Design and for Autonomy. Il titolo in inglese non deve spaventarvi. Il percorso di studio, che è un percorso di laurea biennale, quindi il cui accesso è possibile dopo un percorso triennale, è tenuto esclusivamente in lingua inglese, in una sfida verso ovviamente una formazione internazionale a cui il direttore richiamava nella presentazione introduttiva di questa giornata. Il corso di studio in Architecture, Interior Design and for Autonomy è preordinato alla formazione dell'architetto che può operare ovviamente in un contesto culturale e geografico europeo, in conformità a quelle che sono le normative e le direttive europee tuttora in vigore. Il percorso magistrale è un percorso della durata di 2 anni, che ovviamente ha come obiettivo formativo quello di preparare una figura professionale in grado di rispondere tanto ai problemi connessi alla progettazione del luogo, quanto ovviamente alla manutenzione, alla realizzazione e al recupero dell'esistente. Il percorso ovviamente ha diverse uscite, sicuramente la principale è quella dell'inserimento nel mondo professionale attraverso il superamento dell'esame di Stato per architetto, però ovviamente ha anche differenti ovviamente uscite che riguardano ovviamente quelli che sono i settori, per esempio, della pubblica amministrazione o la partecipazione comunque a concorsi pubblici o l'inserimento comunque nel mondo del lavoro. Ci terrei, prima di entrare ovviamente nello specifico di quelle che sono le attività formative, nel sottolineare maggiormente il carattere internazionale del corso di studio. Il corso di studio è tenuto esclusivamente in lingua inglese, nel senso che gli insegnamenti vengono erogati in lingua inglese, gli esami, le prove, i workshop, tutto ciò che si svolge internamente al corso ovviamente viene svolto in lingua inglese. Questo per un duplice motivo, sia ovviamente per aprire quelli che sono gli scenari dei nostri studenti verso un contesto europeo, quanto ovviamente ad un confronto con quelle che sono diverse realtà. Tant'è vero che il gruppo d'aula, la classe d'aula ovviamente del corso di studio di cui stiamo trattando, ovviamente è aperto non solo a studenti italiani, a studenti comunque locali, ma bensì anche a studenti internazionali. Studenti internazionali che si immatricolano, si iscrivono presso il nostro dipartimento, oppure studenti che sono in mobilità per un semestre o per un anno intero nell'ambito di quelli che sono i programmi di mobilità internazionale, il più famoso tra tutti, penso che lo conosciate anche voi studenti delle scuole superiori, il cosiddetto e famoso programma Erasmus, sul quale poi torneremo più avanti. Allora, se andiamo avanti con le slide, poi ritorniamo nella parte conclusiva, ovviamente su quello che è un altro aspetto peculiare del carattere internazionale del corso di studio. Il corso di studio, come vi dicevo, forma ovviamente un architetto che è in grado ovviamente di poter operare alle diverse scale. Il corso di studio è finalizzato e incentrato maggiormente verso una specializzazione dell'interno architettonico, quindi nel settore dell'interior design, però ovviamente con delle ricadute, degli approfondimenti anche alle diverse scale. Quelle che vediamo ovviamente sono delle esperienze didattiche che sono state condotte da studenti in questi anni, quindi vedete approfondimenti alla scala architettonica, così come ovviamente anche approfondimenti tecnico-scientifici come per esempio nel campo della progettazione strutturale, che ovviamente è di fondamentale importanza per quanto riguarda ovviamente la formazione di un architetto. Andiamo avanti e
ovviamente interesse del corso di studio, ovviamente anche degli approfondimenti nei settori ovviamente della sostenibilità, nel recupero degli spazi esistenti, nella progettazione alla scala urbana e di spazi urbani, e a questo ovviamente si dedicano alcuni insegnamenti, come esempio l'insegnamento di Urban and Environmental Design and Restoration, oppure quello che vediamo nella slide successiva di Indoor Sustainable Technologies, quindi tutte le tecnologie sostenibili ovviamente in termini di materiali e di tecnologie in senso lato ovviamente per la progettazione degli spazi interni. Ovviamente come vi dicevo il corso di studio quindi approfondisce le diverse scale che possono interessare l'architetto e il progettista di spazi interni gli spazi interni, con ovviamente un'attenzione tanto al nuovo quanto al recupero dell'esistente, in continuità anche a quelle che sono ovviamente le finalità a cui accennava la collega del corso di scienze e tecniche dell'edilizia. Le attività didattiche si svolgono attraverso una forte integrazione degli insegnamenti all'interno degli stessi semestri e quadrimestri, quindi lavorando molto spesso su stessi temi che vengono approfonditi ai diversi aspetti. Vengono realizzati anche molti workshop con docenti provenienti da altre università, quindi ovviamente per degli approfondimenti, quindi anche per in quel caso per un confronto con altre realtà culturali ed altri contesti. Ritorno sull'aspetto internazionale del corso per un aspetto sostanziale di questo corso di studio. Il corso in Architecture, Interior Design and for Autonomy ha all'attivo anche due accordi con due università internazionali, la East China Normal University di Shanghai e la Okan University di Istanbul in Turchia, per il rilascio di un doppio titolo. Al momento dell'iscrizione al corso di studio voi potrete optare per poter svolgere un periodo di un semestre, quindi un quarto del corso di studio, un semestre presso una di queste due università, quindi seguendo i corsi presso l'università cinese oppure l'università turca, e conseguire, discutere la tesi in entrambe le università e conseguire non solo il titolo di laurea presso l'Università degli Studi Van Vitelli, quindi un titolo di studio riconosciuto in ambito del contesto europeo, ma bensì anche eventualmente riconosciuto nella Repubblica Popolare Cinese, nel caso dell'accordo con la East China Normal University, oppure nell'ambito in Turchia, nel caso dell'accordo con la Open University. Quella che vedete, che avete visto, sono le immagini di due tesi di laurea che sono state svolte proprio nell'ambito di questo programma per il doppio titolo, per il double degree, e sono delle tesi tanto svolte da nostri studenti in Cina, la prima immagine che avete vista, mentre invece quella che adesso viene proiettata e condivisa è di una studentessa cinese che ha svolto da noi un periodo di un semestre e ha conseguito il titolo di laurea anche da noi. Quindi un'ulteriore opportunità che viene offerta agli studenti per avere un titolo di studio, quindi riconosciuto in un contesto territoriale più ampio, ma bensì anche, diciamo, nella creazione di quella che è una consapevolezza di ovviamente una figura professionale che deve operare in un contesto internazionale. Se andiamo avanti, questa è la struttura del corso di studio. Come vi dicevo, è un corso di studio biennale, le titolazioni degli insegnamenti le vedete in lingua inglese, si alternano ovviamente docenze a carattere progettuale dalle diverse scale, l'interno, l'architettura, le strutture, gli interni, la sostenibilità, gli spazi urbani, a ovviamente altre discipline che sono sempre fondative della formazione dell'architetto, come ad esempio la storia dell'architettura oppure gli insegnamenti di valutazione o di legislazione. Quindi la formazione è una formazione, sebbene ovviamente concentrata in un biennio, molto ampia e ovviamente in raccordo a quelle che sono le esperienze svolte precedentemente. Io resto a disposizione per eventuali domande o attraverso la chat di Google Meet oppure attraverso, diciamo, il mio indirizzo email che potete trovare sulla pagina internet del Dipartimento di Architettura. E infine voglio ricordarvi che anche il corso di studio in Architecture, Interior Design e for Autonomy ha una pagina social, a Pia Vanvitelli,
nella quale potete vedere sia le diverse iniziative che vengono realizzate nel corso dell'anno, sia quelli che sono gli esiti tanto delle attività progettuali che gli studenti svolgono, tanto di quelle che sono le tesi di laurea. Grazie a tutti. Passo la parola al collega Massimiliano Masullo per la presentazione del laboratorio. Grazie Nicola. Oddio. Allora, io mi avvio a presentare il primo dei due laboratori che sono più strettamente legati alle attività dei corsi di studio che sono stati precedentemente presentati, ed è il laboratorio per il controllo dell'ambiente costruito RIAS. Questo laboratorio in realtà è il laboratorio dove quindi viene fatta la sperimentazione più tradizionale, no? Se vogliamo, come lo è poi tutto il corso di architettura, quelli collegati. Quindi un approccio legato al rilievo del manufatto architettonico urbano, alla sua misurazione. Continuare, c'è qualcuno con il microfono aperto? Alla simulazione numerica e alla valutazione. In realtà queste fasi del rilievo e simulazione e valutazione dell'edificio, del manufatto architettonico in generale, vengono fatte attraverso alcune delle anime in cui può essere distinto questo laboratorio. In particolare il laboratorio lo possiamo identificare in quattro settori principali. Il primo è quello che si occupa di acustica e vibrazione, quindi si occupa della sperimentazione in termini di simulazione numerica e valutazione dell'impatto acustico, per esempio, di infrastrutture o complessi industriali, impianti, su aree urbane, oppure dal punto di vista della simulazione degli effetti sull'edificio. Uno degli ambienti più importanti, no, che caratterizzano questo settore di cui si occupa, dove si può fare sperimentazione nel laboratorio di RIAS, è la camera anecoica, che è una camera insomma speciale dove possono essere realizzate delle prove come se si fosse in un ambiente esterno, senza pareti, no? Quindi un ambiente ideale. Chiaramente, come vedete, no, il laboratorio non è solo attività dura di lavoro, ma è anche un momento per stare insieme, puoi andare avanti per stare insieme e cercare comunque un modo sempre affascinante e armonioso per svolgere tutte le varie attività. La seconda parte, il secondo settore, è quello che si occupa di energetica e luminotecnica. In particolare il laboratorio è dotato di una camera che si chiama Mirror Sky, dove viene simulata l'illuminazione diffusa della volta celeste, e di di un simulatore Heliodon che serve per simulare dal vivo, dal fisico, gli effetti dell'ombreggiamento, quindi del movimento delle ombre al muoversi del sole durante la giornata e durante l'anno. Chiaramente questo è una, rappresentazione dal vivo, no? Fisica, di quello che viene fatto anche in parallelo via virtuale, ma come dicevo prima, la sperimentazione in prima persona, no? È sempre differente, è sempre molto più partecipata. Insieme a quindi questo sistema, dicevo, il laboratorio si occupa di sperimentazione, di simulazione di sistemi del comportamento energetico degli edifici e degli impianti. Per esempio, è alimentato un sistema di poligenerazione e quindi strumentato, di cui insomma se ne fa anche un monitoraggio. Dall'altra parte, se andiamo avanti, vedete proprio davanti alla struttura del laboratorio abbiamo dei dimostratori dove questo studio del comportamento
del comportamento termofisico delle strutture viene realizzato proprio concretamente, no? Quindi ci sono dei dimostratori sui quali viene sostituito la pelle, diciamo, di una facciata ventilata e per verificarne il comportamento. Quindi voglio dire, è un laboratorio sicuramente molto, molto fisico che diciamo, va vissuto intensamente. L'altro passaggio, se puoi andare avanti per favore, grazie, è un'altra sala del laboratorio invece che ospita delle macchine per la simulazione delle sollecitazioni su pareti in scala reale, ma chiaramente vedete che sulla parte laterale esistono anche una serie di strumentazioni che per prove diciamo di carattere minore, che non sono minori, ma sono sicuramente minori rispetto a quello che vedete da questa immagine nella slide a sinistra. Quello che diciamo, questo è sicuramente orientato a tutto lo studio sul comportamento sismico degli edifici e quindi la resistenza strutturale degli stessi. Altro aspetto, in realtà siamo andati quasi a ritroso di qual è il processo diciamo, ordinario con cui si studiano gli edifici, si costruiscono e poi si valutano, andiamo avanti, è invece il rilievo che è l'altro settore importante di cui si occupa il laboratorio e in particolare si occupa di rilievo diciamo, della tipologia con laser scanner oppure aerofotogrammetrico con l'utilizzo di droni. Quindi diciamo, sicuramente è un laboratorio con una base molto tradizionale ma che guarda fortemente verso l'innovazione. Penso di aver chiuso questa presentazione del laboratorio RIAS, cedo la parola al professore Francesco Costanzo per presentare il laboratorio di prototipazione. Prego Francesco. Sì, buongiorno, buonasera. Buonasera. Allora, siamo qui collegati proprio dal laboratorio. Appunto, siamo qui in piena attività, in realtà. Stamattina abbiamo fatto un'attività di misurazione e registrazione di alcuni modelli attraverso fotografia. Allora, qui brevemente volevo raccontare che cos'è un laboratorio di prototipazione. Qui vedete alcune immagini del nostro laboratorio, che come vedete ha alcune attrezzature, alcuni macchinari come una prototipatrice a 5 assi, ma anche delle attrezzature che consentono un lavoro più manuale. Infatti questo laboratorio associa questa dimensione dell'innovazione, del rapporto con la tecnologia, con i software che servono per le modellazioni preliminari per i prototipi, associa diciamo, questa attività ad altre che sono anche più tradizionali, più manuali. Quindi un laboratorio che è un atelier di fatto, a tutti gli effetti, che usa le strumentazioni più avanzate, più recenti, ma recupera anche quelle azioni che sono un po' senza tempo, e che sono sempre necessarie nell'indagine che si fa sugli aspetti figurativi, formali, che riguardano il manufatto. Prototipazione perché i prototipi sono gli oggetti che vengono qui realizzati, cioè ossia delle simulazioni della realtà, simulazioni del progetto soprattutto, ossia piccoli manufatti in scala che sono costituiti da vari materiali e che sono in qualche modo utili per valutare proprio la risposta di questi delle architetture o degli elementi architettonici e che insomma riguardano un'azione di verifica, di sperimentazione attraverso cui noi comprendiamo effettivamente
Fermati qui, Raffaella, con la presentazione di questo slide, che è interessante. Quindi, il laboratorio si fonda in realtà sui tre pilastri della nostra attività scientifica, che sono la didattica, la ricerca e le attività di terza missione. Qui vediamo in questa slide alcuni modelli fatti in ambito didattico, in genere vengono prodotti per la didattica più avanzata. Questa è un'immagine importante perché comprendiamo effettivamente qual è il ruolo dei modelli anche in un'azione formativa. L'immagine in basso a destra vediamo appunto un laboratorio didattico, la conclusione di uno dei corsi di progettazione in cui appunto si comprende il ruolo di questi prototipi, di queste simulazioni. E questo è il primo pilastro, no? la comprensione degli effetti appunto delle nostre azioni, che sono azioni sostanzialmente di progetto, sono azioni formative che vengono indagate, che vengono sperimentate attraverso questi oggetti in scala, come dicevo prima, di vari manufatti. Raffaella, se possiamo cambiare slide, vediamo invece un secondo pilastro, che è quello della ricerca. Noi sostanzialmente il nostro laboratorio vediamo coinvolti nelle diverse attività dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, ossia ex studenti che hanno deciso di proseguire la loro esperienza nell'ambito scientifico e fanno queste appunto nuove esperienze anche attraverso delle appunto azioni sperimentali in cui chiaramente vengono indagate ad un livello superiore che però poi riconfluisce nell'attività didattica queste attività. E qui quindi vediamo dei modelli che sono riferibili a progetti di ricerca. Molti di questi progetti di ricerca sono multidisciplinari, al laboratorio di prototipazione, ricordiamolo, afferiscono dei gruppi di ricerca, che sono delle entità organizzate su alcuni temi che afferiscono appunto al dipartimento. E quindi qui vediamo dei progetti con cui, come vedete, insomma, si simulano le reazioni dei prototipi alla scala urbana, alla scala architettonica, ma anche indagando per esempio le relazioni tra i singoli elementi per capire e comprendere la qualità dello spazio, la qualità dello spazio interno, la qualità dello spazio. Questo è un aspetto molto importante, no? Cioè, attraverso questi modelli, attraverso quindi l'azione complessiva del laboratorio in tutte le sue fasi, noi comprendiamo anche l'aspetto del processo formativo, quindi questi modelli rappresentano non solo il risultato finale di un'azione, ma ne possono rappresentare in maniera utile anche la comprensione delle azioni che possono essere considerate progressive. Prima si parlava di aspetti di trasformazione, di recupero dei manufatti, e chiaramente i modelli ci consentono di capire anche dove ci sono gli errori nel nostro progetto e quindi possono registrare alcune fasi non ultimative della stessa azione ideativa. Nell'ultima slide invece è rappresentata un'esperienza specifica, una delle tante, che appunto il laboratorio di prototipazione svolge a supporto di altre azioni di ricerca che però ricadono nell'attività di terza missione, cioè quelle azioni che sono rivolte a determinare anche e a misurare l'impatto delle attività scientifiche sulla realtà sociale, sulla realtà dei territori. Quindi vediamo come l'indagine di un progetto poi arriva ad una fase più o meno conclusiva e di fatto poi attraverso delle esperienze concrete come questa che riguarda la trasformazione di uno spazio ipogeo nel centro antico di Napoli si dà origine a un processo di non solo formativo ma anche costruttivo di uno spazio teatrale di avanti. Per cui, ecco, spero di aver rappresentato l'articolazione delle nostre attività e appunto tutte
Grazie Francesco. Aspetta, da fare il video di design. Prego. Un attimo. Adesso diamo la parola alla professoressa Sabina Martuscello per l'approfondimento dell'offerta. Buonasera a tutti. Dunque, design e comunicazione. Design e comunicazione è un corso, è il corso di laurea triennale che si occupa di progettazione degli spazi, di progettazione del prodotto, progettazione della comunicazione. Possiamo scorrere, Raffaella, tutte le immagini. E come avviene questa formazione nell'ambito della progettazione di prodotto, di comunicazione degli spazi? Attraverso un'azione sincretica, un'azione che coniuga ricerca, didattica e terza missione. Quello che vi mostro infatti è la partecipazione su invito all'Expo Padiglione Italia, dove i nostri studenti hanno potuto raccontare, narrare, presentare gli esiti del laboratorio, per esempio, di Industrial Design 2. Questa modalità molto effervescente, molto coinvolgente, si avviene, vai avanti Raffaella, tranquillamente, senza, avviene quindi anche in degli spazi appropriati. Questo che vedete sono le varie, sono tutti naturalmente esempi di prodotti dei nostri studenti. Gli spazi che occupiamo sono spazi interni naturalmente del dipartimento, ci sono anche gli spazi esterni. Noi siamo adusi proprio a utilizzare lo spazio esterno dell'abbazia per le lezioni all'aperto, e che facciamo da sempre, dal 2010. Il focus del corso di laurea è l'ecologia integrale, e uso una dichiarata comunicazione di Papa Francesco, no? Quell'ecologia integrata che significa benessere delle persone, ma benessere delle persone in uno con lo spazio che accoglie le persone, quindi il nostro benessere in uso in uno con lo spazio che ci accoglie. Il corso di studi in design e comunicazione, come ha detto il professor Nigro, il delegato del rettore alla didattica, e anche il professor Marcone, il delegato all'orientamento, è stato selezionato, scelto dall'ANVUR per essere per una visita di accreditamento. E mi riferisco adesso a questa, perché è stato detto che siamo tra i primi in Italia. L'ANVUR, vi ripeto, è l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. Bene, l'ANVUR ha valutato il corso di design e comunicazione primo in Italia,
Cioè, questo è il primo in Italia, tra tutti i corsi di design degli Atenei italiani, quindi che hanno attivo il corso appunto nella classe L4, è primo in Italia tra quelli valutati. E quali sono questi indicatori che è utile sapere, cioè i nostri studenti che sono qui insieme a noi, è utile che sappiano quali sono questi indicatori così importanti che lo rendono primo in Italia? Bene. Il primo importantissimo è la percentuale dei laureati che concludono il percorso nel triennio, 84,3% al 2019, ma ancora più importante è la soddisfazione di questi nostri laureati, del 82,6%. Ora, questo che cosa significa? Che c'è una componente di docenti, ma soprattutto di studenti che scelgono questo scorso e sono realmente appassionati. Pensate che nel 2015 il dato era molto molto inferiore, eravamo nell'ordine del 54%, in 4 anni, dal 2015 al 2019, e abbiamo, con i nostri studenti, grazie ai nostri studenti appassionati, abbiamo raggiunto un livello così significativo. E allora che cosa dire? Potrei dirvi, non posso dire vi aspettiamo tutti, non lo posso dire perché abbiamo un numero limitato di accessi, abbiamo soltanto 180 posti e abbiamo ogni anno più del doppio delle richieste, quindi dei posti disponibili. Allora aspettiamo chi? Non aspettiamo neanche i più bravi, perché bravi si diventa. E aspettiamo invece i più motivati, aspettiamo i più appassionati. Bene, direi che mi fermo qui, mi fermo per lasciare, però mi fermo, ecco, soltanto con questa, visto che abbiamo parlato della valutazione dell'ANVUR, leggendovi uno stralcio della relazione dell'ANVUR che sottolinea lo stretto legame tra ricerca e didattica, legame che viene valorizzato in modo emblematico dal POT, che, come è stato detto proprio dal delegato all'orientamento Roberto Marcone, è il piano di orientamento e tutorato del quale siamo capofila in Italia, e che ha avuto dall'ANVUR la valutazione 9, cioè prassi meritoria. Bene, con questo auspicio vi lascio, e vi lascio alla collega Alessandra Cirafici, che presiede il corso di design per la moda. Eccomi qua. Pronta? Mi sentite bene? Sì. Perfetto. Allora, di questa fierezza, come dire, ci rivestiamo tutti, nel senso che è il Dipartimento che ha davvero, diciamo, manifestato tutta la sua capacità di essere adeguato in maniera meritevole rispetto alle prassi della didattica, della ricerca e della terza missione. E io vi racconto qualcosa che ha a che fare con il nostro percorso di studio in design per la moda. Vai un attimo avanti, Raffaella. Vedete qui descritte un po' delle figure professionali che possono, come dire, venire fuori da questo percorso formativo. Ora, devo dire che in generale chi sente di avere nelle sue corde la moda, chi pensa di avere questo talento, è abbastanza orientato di per sé. Nel senso che è un tipo di talento che, rispetto al quale ci si sente ispirati, oppure no. In realtà però le ragioni per cui si pensa di essere adatti ad un percorso formativo come quello della moda talvolta dipendono dall'idea che bisogna avere una buona mano, fin da bambini si diverte a fare figurine di moda o qualcosa del genere. Oppure si pensa di non essere per nulla orientati ad un percorso di moda perché si immagina che la moda sia in fondo l'abito. Questi pochi minuti con i quali io vi tratterrò saranno tutti finalizzati a raccontarvi invece che quando si parla di moda si parla di un sistema molto complesso che nella dimensione dello scenario contemporaneo comprende una serie di risvolti che hanno a che fare non soltanto con l'abito, il cui progetto resta una esperienza centrale ma non unica del percorso di moda, che invece si attarda e si impegna in altre riflessioni che sono quelle legate per esempio ai materiali, alle logiche del consumo, ai processi di produzione, a tutto l'ambito della messa in scena della moda, della comunicazione di moda e a tutto il tema amplissimo della sostenibilità ambientale, che rispetto alla moda, che voi sapete essere una delle attività produttive più inquinanti,
ha invece per noi un'importanza particolare. E quindi questo che vuol dire? Vuol dire che non dovete immaginare questo percorso di moda come un percorso di corso, diciamo, di formazione, come un percorso che vi porti a diventare necessariamente quello che generalmente chiamiamo uno stilista, ma piuttosto vi porti a diventare un esperto in quelli che con un termine anglosassone si definiscono fashion studies, e cioè gli studi intorno, accanto, che avvolgono il mondo della moda e che sono estremamente interessanti. Il nostro è un percorso triennale, questo l'avete capito. Se Raffaella va un po' avanti, vi faccio vedere qualche immagine che riguarda quelli che si chiamano gli shooting fotografici dei nostri prodotti. Vedete, io ho detto l'abito non è centrale, ma non è vero, nel senso che comunque il prodotto di moda è chiaramente l'elemento, il fulcro intorno al quale il nostro percorso si determina, ma abbiamo degli studi però di tipo teorico, degli approfondimenti, dei lavori sugli scenari, sugli immaginari di moda, che sono estremamente interessanti e che in queste immagini che vi danno conto delle attività di produzione nei nostri primi anni, quello di prima era un laboratorio di primo anno, questo è un laboratorio di secondo anno, se andiamo avanti vediamo qualche altra cosa che riguarda invece il tema dell'accessorio, che pure è così centrale nei nostri percorsi di fashion design e che spesso svolgiamo anche con contributi esterni di docenti internazionali, di visiting professor che abbiamo spesso accolto all'interno del nostro percorso formativo. Il nostro percorso contiene al suo interno, ma avremo modo, se ne avete voglia, di guardare con più attenzione i manifesti, certamente non adesso, ma all'interno dei manifesti ha tante competenze, alcune più legate alla dimensione creativa, quindi ai processi creativi, altre invece alla formazione nell'ambito, per esempio, dei materiali, delle tecnologie, dell'economia, del disegno, quindi della rappresentazione, che è un elemento centrale, lo dico un po', diciamo, facendo un po' autoreferenziale, perché io sono un docente che insegna appunto questa disciplina, ma non c'è dubbio che la mediazione della rappresentazione è particolarmente importante. Se avete voglia di guardare un po' il nostro lavoro, i nostri materiali, potete fare riferimento alle nostre pagine social. Questa per esempio è la nostra pagina Instagram, che è Unicampania Moda, e che appunto dà conto di molto del lavoro che noi facciamo. In alcune di queste pagine ci sono anche delle immagini che si riferiscono a dei premi che i nostri studenti vincono. Spesso partecipiamo a competizioni nazionali, internazionali, fin dai primi anni. Piccole competizioni oppure invece competizioni importanti come quelle legate a Camera Nazionale della Moda o ad altre associazioni importanti a livello nazionale. E devo dire che noi, che siamo, lo diciamo con orgoglio, un corso di laurea pubblico, statale, e siamo a partire da Roma in giù l'unico corso di studio universitario, quindi che non faccia capo ad associazioni private o ad accademie, senza nessuna conflittualità con queste, ma con una chiarezza nella diversità. Il nostro corso di studio è un corso di studio che si incardina all'interno di un dipartimento, che è un dipartimento di architettura e disegno industriale, in cui la cultura è la cultura del progetto, non è la sartoria. Quindi chiunque voglia venire all'interno dei nostri percorsi sa che il nostro percorso formativo è un percorso che lavora sulla cultura complessa del progetto, che ha a che fare con gli scenari della cultura visuale, che ha a che fare con l'ampiezza dei riferimenti degli scenari che ha la moda, che è un linguaggio, fanno riferimento, ma che non si limita alla produzione del prodotto di moda, ma che ruota intorno alla moda intesa come un sistema. Forse c'è anche un'ultima pagina, ancora avanti, non so se... Sì, e questa è una pagina dedicata ad un'altra pagina social, che è quella di One Look, perché da qualche anno il nostro corso di laurea ha inaugurato una serie di pubblicazioni all'interno delle quali il lavoro dei nostri studenti viene appunto pubblicato, e quindi di conseguenza è dato merito ai nostri allievi delle realizzazioni che loro producono, e questa pagina social dà conto proprio di tutte le pubblicazioni che sono all'interno di One Look, che peraltro poi troverete anche nel nostro sito di dipartimento. Io sono a vostra disposizione per darvi degli ulteriori chiarimenti, non sto qui a snocciolarvi le discipline, però se avete voglia di vederle, possiamo vederle insieme. Vedete che sono diverse, alcune più di carattere teorico-storico. Ho dimenticato di dire, ma ve lo dico adesso, che uno degli ambiti interessanti con i quali noi ci interfacciamo è quello della storia della moda e degli archivi di moda, perché la Regione Campania ha una tradizione
nell'ambito della produzione del prodotto di moda e quindi della sartoria, ma anche del gioiello, del cameo, del corallo. Insomma, la nostra è una terra ricchissima all'interno della quale il lavoro intorno ai linguaggi della moda sono ricchissimi e noi proviamo ad investigarli tutti in moltissimi campi. Sono a vostra disposizione per tutte le domande successive e poi avrò un piccolo spazio alla fine di questo percorso per raccontarvi qualcosa sul nostro laboratorio. Lascio la parola alla mia collega Carla Langella che vi introdurrà il percorso magistrale che è la naturale conseguenza, prosecuzione della laurea triennale e che con i suoi tre indirizzi vi sarà poi declinata da altri miei colleghi. Grazie. Grazie Alessandra e buonasera a tutti. Come diceva Alessandra, in continuità con le due magistrali, quindi con la magistrale in design e comunicazione e la magistrale in design per la moda, in sede ad Aversa abbiamo un corso di laurea magistrale in design per l'innovazione che si spinge e si addentra nell'ambito di percorsi specialistici, quindi l'obiettivo di questa laurea magistrale è creare e costruire dei profili avanzati e dei profili esperti di designer in diversi ambiti. Nello specifico abbiamo tre curricula, un curriculum in product eco design, un curriculum in fashion eco design ed uno in comunicazione visiva. Vedete sulla sinistra una serie di profili professionali che il corso di laurea si propone di formare e come vedete abbiamo dei designer esperti di tematiche avanzate, quindi dall'illuminotecnica al textile design, ma vedremo comunque nello specifico queste cose più avanti anche con gli altri miei colleghi. Io vi parlerò invece del curriculum in product eco design. Nello specifico all'interno di questo curriculum i nostri studenti affrontano tematiche relative al design di prodotto, quindi specificamente sul prodotto, con un'attenzione particolare alla sostenibilità, che appunto è rappresentata da questo, dal nome eco design. Possiamo andare avanti. Nello specifico, all'interno del corso, gli studenti imparano ad orientarsi, ad agire all'interno del panorama internazionale del design contemporaneo. In particolare, noi cerchiamo di fornire ai nostri studenti degli strumenti per avere una capacità critica nell'orientarsi in questo panorama, per gestire i loro progetti in maniera tale che ben si integrino con le tendenze più avanzate, con gli scenari più avanzati. A proposito di questo, i nostri studenti imparano anche a interfacciarsi con la scienza e con le nuove tecnologie, in maniera tale che i loro prodotti siano aderenti a quelle che sono le più recenti scoperte e le più recenti innovazioni negli ambiti appunto della scienza e della tecnologia. Come vi dicevo, abbiamo un'attenzione particolare alla sostenibilità, che è un po' il nostro DNA fin dall'inizio della formazione, della nascita dei nostri corsi. Quindi abbiamo dei corsi specificamente dedicati alla sostenibilità ambientale, alla sostenibilità etica, come social design progettazione sostenibile. Abbiamo anche la possibilità, i ragazzi, i nostri studenti hanno la possibilità di addentrarsi in ambiti molto specialistici come il car design per esempio o il lighting design, quindi hanno la possibilità in questi casi soprattutto di confrontarsi anche con le aziende, quindi con la produzione locale ma anche con la produzione nazionale ed internazionale. Questi sono gli esami del primo e del secondo anno e lascio la parola al mio collega Roberto Liberti che vi narrerà del percorso in Fashion Eco Design. Grazie mille Carla. Come anticipava il secondo curriculum del corso di laurea magistrale che è presieduto dalla professoressa Patrizia Ranzo è il curriculum di Fashion Eco Design. Il curriculum di Fashion Eco Design forma esperti per lo sviluppo dei processi e dei prodotti sostenibili fashion oriented, quindi noi lavoriamo nel settore della sostenibilità anche ambientale in questo senso e nel settore appunto della moda. Noi siamo in continuità
quindi in completa sinergia con il corso di laurea triennale tenuto dalla professoressa Cirafici, quindi siamo la perfetta prosecuzione diciamo prima si chiamava specialistica, ora si chiama magistrale del corso di design per la moda. Quello che si fa all'interno del nostro corso è quello di lavorare una volta che i ragazzi hanno acquisito un metodo che è quello della, diciamo appunto quello della come si realizza una collezione che può essere di moda, può essere uno scenario, può essere una ricerca appunto di materiali nel settore tessile. In questo, nei nostri 2 anni di magistrale, i ragazzi si confrontano con le realtà imprenditoriali. I brief, quindi i temi che vengono affrontati all'interno del percorso di laurea magistrale, sono affrontati insieme alle aziende. Qui vediamo alcune delle capsule collection che vengono realizzate con brief aziendali che sono state realizzate dai nostri studenti nel percorso dei nostri corsi. Per esempio il corso di Fashion Eco Design 1, in sinergia al corso di Scenari Avanzati della Moda, ha lavorato con Mario Valentino, abbiamo lavorato con Amina Rubinacci, ma continuiamo le collaborazioni insieme ad altri corsi e altre aziende, perché noi abbiamo una sinergia molto forte con il tessuto imprenditoriale, aziendale e locale, come Kito, nel settore maschile e così via. Anche in questo corso noi partecipiamo a delle manifestazioni e delle competizioni a livello nazionale, quindi come Camera Moda e anche come Vogue Talents, e quindi la cosa che ci fa piacere è che i ragazzi riescono anche a selezionarsi, di adesso una notizia proprio fresca di un nostro laureando, una nostra laureanda del corso di Fashion Eco Design, che si è candidata e è stata selezionata tra i finalisti della Milano Moda Graduate per il prossimo anno. Quindi noi siamo, in realtà, riusciamo anche ad essere in competizione delle scuole private molto molto più costose della nostra, perché ricordiamo appunto che siamo un ateneo pubblico, e questi sono alcuni dei lavori che sono stati svolti insieme ai nostri studenti del corso di laurea magistrale. Credo che ci sia un'ultima slide che in realtà descrive i nostri percorsi. I nostri percorsi sono molto appunto specialistici, quindi si va dal materiale, perché appunto anche noi abbiamo una gestione molto avanzata anche delle ricerche sui materiali e tecnologie di sistemi di lavorazione del settore della moda, a un ricercatore di tendenza, quindi di scenario avanzato della moda, il famoso Coulanter, o anche degli ulteriori approfondimenti in alcuni settori specifici, come il men's tailoring, che è una tipicità della nostra napoletana, abbiamo solo noi come approfondimento, come corso, rispetto ad altri territori nazionali, altri atenei nazionali, oppure Fashion Creative Factory e così via. Io adesso lascerei la parola alla mia collega, dovrebbe essere l'ultima slide se non erro, che presenta l'altro curriculum, che è quello di comunicazione visiva, la professoressa Daniela Piscitelli. Grazie Roberto e grazie per questa staffetta e grazie a tutti gli studenti che sono presenti a questa manifestazione. Il curriculum di comunicazione visiva chiude la magistrale in design per l'innovazione e si innesta proprio all'interno di questo punto di vista specifico che l'intera magistrale ha voluto costruire, e cioè quello di ragionare e di creare dei percorsi complessi nella progettazione, proprio finalizzando gli artefatti che noi siamo in grado di progettare insieme ai nostri studenti, che siano appunto catalizzati intorno a questa parola che è innovazione. Ma che cosa significa innovazione nell'ambito della comunicazione visiva? I discorsi che hanno ruotato intorno al termine grafica, intorno al termine comunicazione visiva nel tempo, sono sempre stati discorsi molto differenti, legati per esempio all'ambito dell'editoria, legata alla tipografia, tutto il mondo della cromatologia, dell'illustrazione, del branding,
Eppure tutti questi, questo dominio della grafica che ha fortemente caratterizzato il secolo scorso, oggi si ritrova a doversi confrontare con tutto il mondo del digitale. E se ci pensate, oggi la comunicazione visiva è veramente pervasiva, attraversa qualsiasi ambito del nostro vivere quotidiano. Ci imbattiamo in progetti di comunicazione visiva ogni volta che accendiamo un cellulare, ogni volta che abbiamo a che fare con un'interfaccia interattiva, ma anche la mattina quando prendiamo il tubetto del dentifricio per lavare i denti. Qualsiasi cosa che circonda il nostro abitare quotidiano di fatto è caratterizzato da un progetto di comunicazione visiva. Qual è allora il punto di vista che noi abbiamo voluto costruire all'interno di questa magistrale e perché questa magistrale in comunicazione visiva è diversa da altri percorsi che si trovano in ambito nazionale? Intanto perché abbiamo dato per scontato il punto di vista della grafica tradizionale. Noi affrontiamo progetti di branding, affrontiamo progetti di editoria, affrontiamo progetti di tipografia, affrontiamo l'ambito dell'illustrazione, della fotografia, dei new media, del digitale, ma attraverso il punto di vista della sostenibilità. E se è facile pensare al concetto di sostenibilità legato al prodotto o legato alla moda, è più difficile pensarlo in termini di comunicazione visiva. Cosa significa affrontare la comunicazione visiva in termini di sostenibilità? Significa affrontare un concetto difficile, ma che i nostri studenti affrontano sempre con grande entusiasmo, che è quello dell'ecologia visiva. In un mondo dove si comunica, dove tutti comunicano e si comunica troppo e c'è siamo circondati da scarti della comunicazione, progettare artefatti e sistemi di comunicazione visiva significa obbligarci a fare delle scelte che sono da un lato ecologiche da un punto di vista del visivo e da un'altra parte etiche dal punto di vista dei significati che noi trasferiamo. Il nostro curriculum, peraltro, è un curriculum che lavora spesso anche in ambito internazionale. Ci avvaliamo di accordi internazionali, abbiamo fatto dei progetti in Africa, abbiamo fatto dei progetti in Vietnam e sono tutti progetti fortemente caratterizzati da un approccio social. E all'interno del nostro percorso ci sono, voi troverete nel manifesto degli studi, delle parole strane. Per esempio, noi ci occupiamo di comunicazione per l'emergenza. Cosa significa comunicazione per l'emergenza? Significa che in una condizione come quella della contemporaneità, caratterizzata da fortissimi e molto frequenti stati di emergenza, la comunicazione visiva assolve un ruolo assolutamente strategico nella prevenzione, nella gestione e nella risoluzione di questa tipologia di problemi. Faccio un esempio fra tutti, per esempio, un progetto che è stato frutto di un accordo di convenzione con il commissario straordinario per la bonifica di Taranto, dove gli artefatti di comunicazione visiva realizzati insieme a due nostri ex studenti, oggi assegnisti di ricerca, Roberta Angari e Gabriele Pontillo, ha vinto la menzione d'onore al Compasso d'Oro. Un progetto complicato di restituzione però delle cartografie legate ad un'area emergenziale come quella di Taranto. Mi piace dire anche che temi molto complessi, molto spinosi, anche molto duri, difficili, come quelli legati appunto all'etica o all'emergenza, diventano nelle mani dei nostri studenti, dei progetti invece di grande ariosità e soprattutto di grande speranza e risoluzione per il futuro. Io mi fermerei qui, vedete, qui avete un po' il manifesto degli studi e potete appunto vedere che all'interno del percorso abbiamo moduli di information design, che oggi è diventato fondamentale proprio nella strutturazione dei progetti di comunicazione, oppure un modulo specifico di comunicazione etica. Con la professoressa Langella affrontiamo tutto il tema della comunicazione medico-scientifica e invece il tema del branding lo affrontiamo in un modo molto più ampio e lavoriamo in termini di branding di sistemi territoriali molto ampi. Io mi fermerei qui
e ovviamente, come tutti i miei colleghi, sono a disposizione per eventuali altri approfondimenti, per domande, per curiosità, e passo invece la parola alla professoressa Sabina Martuscello, che apre la sessione legata ai laboratori. Grazie. Eccomi, allora, i laboratori dell'ambito del design sono, io vi parlo, sono quattro, io vi parlo e vi introduco il laboratorio Land Design. Come vedete, è un'area dove si trova questo laboratorio, naturalmente nell'abbazia, ma nello spazio esterno dell'abbazia, uno spazio che abbiamo proprio recuperato e destinato ad orto. Un po' su suggerimento, come dire, il nostro mentore, possiamo dire Enzo Mari, quando proprio nel 2010 scriveva che ai giovani designer consiglio di andare a zappare la terra, un invito che abbiamo letteralmente tradotto, perché dopo aver recuperato questo spazio con destinazione orto, frutteto, abbiamo fatto in modo che questo spazio assolva proprio la funzione di spazio del laboratorio, circa 3.000 metri quadri, oltre gli altri 3.000, 4.000 che abbiamo generato e che generiamo nelle scuole, perché questa azione virtuosa definita dai docenti dei laboratori, con gli studenti dei nostri laboratori, quindi dei corsi di design, con gli allievi delle scuole, implementano questi percorsi virtuosi anche nelle scuole. Quindi ai 3.000 metri che abbiamo nel Dipartimento si aggiungono i tantissimi altri metri quadri di recupero nelle scuole. E allora possiamo procedere, Raffaella, con la prossima cura. Quello che vedete è sono delle parole che abbiamo piantato nell'orto prima che potessimo piantare gli alberi da frutto. Perché? Perché le parole sono materia e su queste parole che si basa proprio l'esperienza laboratoriale che portiamo avanti con Land Design. Quindi cura diventa il payoff, il motto di un'attività che rivolgiamo ai nostri studenti, fatta di concorsi. C'è il concorso che oramai viene bandito ogni anno dal 2010, siamo giunti alla 17ª edizione, Land Design per la cura della casa comune. E quindi sempre grazie a questa modalità molto coinvolgente, noi facciamo in modo che gli studenti dei corsi di studio, dei laboratori, possano poi sperimentare spazi, luoghi, ma anche metodologie proprie del laboratorio di ricerca. Quindi un laboratorio che la cui titolazione Land Design vuole essere anche acronimo di Local, Land sta per Local Area Network Design, quindi questo progetto che si attiva costruendo la filiera virtuosa a partire da un'altra parola valore, cioè memoria. Local significa proprio progetto che affonda le radici nel luogo di appartenenza, e questa è un'esperienza che nel laboratorio Land Design abbiamo fatto all'interno, quindi tra il l'orto e il chiostro, proprio per il recupero di quella mozzarella di bufala che nasce nell'abbazia di San Lorenzo ed è forse uno dei prodotti archetipi del design. Questo è proprio il nostro design, il design locale, con la nostra mozzarella di bufala. E il progetto, quindi questo è lo spazio che vedete, spazio che quindi viene utilizzato regolarmente per la nostra attività didattica, e il laboratorio nel quale si attestano anche altri percorsi di ricerca come alimentazione è quell'ambito che noi decliniamo suddiviso nei tre ingredienti fondamentali che sono le ali, quindi tutta la parte creativa, propositiva, ideativa del progetto, la mente, quindi quella parte invece più scientifica, sistematica, e le azioni. Quali sono i valori delle azioni che attraverso il laboratorio mettiamo in atto? Bene, i valori sono l'umiltà, il coraggio, il rispetto, sempre divertendoci moltissimo, come vedete, da una delle nostre performance fatte all'interno del chiostro. Grazie, io passo la, quindi introduco il prossimo laboratorio che è Design Lab. Sono qua. Ecco, del quale ci parla Alessandra.
Allora, io ho provato a esserci dentro questo laboratorio, nel senso che, vedete, mi sono tolta lo sfondo neutro della Vanvitelli e sono nel laboratorio del Design Lab, ma le fotografie che vedete sono più interessanti e più belle perché sono quelle che vi fanno vedere questo laboratorio in azione, questo laboratorio attivo. Purtroppo in questo momento il laboratorio non è così vivace, anche se tra poco magari cerco di farvi vedere chi è che lo abita in questo momento. Ma che cos'è Design Lab? Design Lab è un piccolo laboratorio di supporto alle attività di ricerca e di didattica dei corsi di design e di moda. È un laboratorio che ha delle strumentazioni hardware e software che ci consentono innanzitutto di lavorare nell'ambito appunto della prototipazione digitale e dell'utilizzo appunto dei sistemi digitali a supporto delle attività di ricerca e di didattica. Non è un laboratorio di sartoria, ancora una volta, non ci trovate dentro le macchine da cucire piuttosto che le macchine per le taglie e cuci, come spesso capita all'interno di tanti percorsi di moda che hanno un taglio più, ecco, di tipo accademico. Il nostro è un laboratorio in cui ancora una volta si dà supporto al pensiero creativo, per cui abbiamo una serie di software che sono legati alla possibilità di costruire in digitale sviluppo e taglie e produzioni in serie, realizzazioni interattive di piazzamenti. Abbiamo tutto dei software che ci consentono di creare delle collezioni tessili, di disegnare motivi cromatici, associare stili attraverso delle lavorazioni che sono appunto ancora digitali, creare modelli tridimensionali e simulazioni e animazioni, perché voi sapete quanto oramai il digitale, ne parlava prima la professoressa Piscitelli, la dimensione digitale e virtuale oramai ci hanno totalmente travolto. Questo anno, peraltro, è stato un anno in cui l'accelerazione in questo senso è stata fortissima, quindi anche la moda ed il design hanno subito un'accelerazione in questo senso. E quindi il tema della dimensione virtuale, della simulazione della dimensione virtuale e anche della sfilata sono particolarmente interessanti. E poi alle mie spalle, o forse l'avete vista anche prima all'interno delle slide che sono passate un po' velocemente, c'è invece questa macchina straordinaria, che è questa macchina per la maglieria 3D, che forse non so se riuscite a vedere proprio dietro di me, vedete, che ci consente di fare delle sperimentazioni estremamente interessanti sui filati e quindi specialmente in quella direzione della sostenibilità ambientale, quindi dell'ecosostenibilità, tessuti che siano in direzione specifica con il recupero di materiali tradizionali, locali, nostri e peraltro naturali, come i lini, le canape, ma anche materiali molto innovativi come l'ortica e come altre fibre di altra natura, che sono da questa macchina gestiti per la creazione di prototipi e di elementi di maglieria che poi ritroviamo all'interno delle nostre produzioni e delle nostre realizzazioni. Non so se riuscite o quanto riuscite a vedere di dove io sono, ma se c'è, chiaramente se c'è la, dovresti togliere la condivisione dello schermo per potervi fare vedere meglio. Qui ci sono, vedete, le nostre giovani ricercatrici che stanno in questo momento lavorando ad un progetto, vi salutano dai loro computer. Qui abbiamo alcuni dei nostri manichini, dei nostri prodotti, lì in fondo la vedete, c'è la professoressa Sbordone che insieme a me condivide la responsabilità di alcune parti, non ci sente perché è impegnata in un'altra conversazione, qui siamo tutti iperconnessi sempre, ed insomma questo è il nostro laboratorio, ne siamo fieri, siamo anche un po' dispiaciuti. Ah, quella è la parte invece che riguarda tutte le postazioni CAD di cui vi parlavo, vedete, che sono poi collegate invece alla macchina, alla Lectra, che è una macchina professionale che è utilizzata in molte delle aziende di moda e che sulle quali noi facciamo formazione per consentire poi ai nostri ragazzi di avere delle competenze che possano essere adeguatamente sfruttate dalle aziende che poi li assumeranno, come noi speriamo. Siamo un po' dispiaciuti perché noi abbiamo inaugurato questo spazio così bello a fine gennaio del 2020, capirete bene che stiamo ancora aspettando di poterlo rendere veramente ancora più attivo. Ci abbiamo lavorato con dei percorsi di ricerca, ma i ragazzi e quindi la parte della didattica ancora non l'ha potuta sfruttare appieno. Siamo molto molto ansiosi di cominciare un anno accademico completamente nuovo con altre ispirazioni per poter rendere tutto questo ancora più utile ai fini appunto della didattica. Io mi fermo qui, do la parola al professore Antonio Picella che vi parlerà invece del laboratorio di materiali. Eccomi qui, buon pomeriggio a tutti, salve ragazzi.
Sono Antonio Apicella, sono un ingegnere dei materiali che lavoro in questo dipartimento, prima facoltà, dal 2002 in pratica. Sono molti anni che ho seguito la crescita di questo dipartimento e ho spostato qui le attività di ricerca avanzata sui materiali dai laboratori di provenienza che erano quelli dell'Università di Napoli, da Federico II. Le attività che vengono svolte continuano ad essere delle attività di ricerca avanzata sui nuovi materiali come le leghe a memoria di forma, nanomateriali ibridi, materiali a potenziata biocompatibilità da utilizzare in settori come quelli della biomedicale, aerospazio, trasporti e le nostre ricerche, qui vedete alcune attrezzature che utilizziamo, qui abbiamo una macchina meccanica, dinamico-meccanica, quindi tutte quelle caratteristiche che servono per definire poi come inserire il materiale all'interno di un progetto, quindi come realizzare gli oggetti che vengono sviluppati a livello teorico all'interno dei corsi. Quindi la conoscenza dei materiali è trasversale a tutte, all'architettura, alla moda, al design, inteso come oggetti o altro, sia per i materiali in sé, ma anche per le tecnologie. I nostri studi avanzati sulla stampa in 3D, che oggi si chiama additive manufacturing, è stato per esempio, non so se nelle slide cominciamo a vedere queste tecniche di stampa in 3D, le abbiamo fatte, che vengono adottate generalmente nel settore delle protesi ortopediche. L'abbiamo fatte adottare con una cooperazione con queste aziende con le quali abbiamo sviluppato la tecnologia e i materiali, e abbiamo applicate poi al design dei gioielli, come nel caso di questa slide che vedete. Questo Innovation Italian Design è una nostra partecipazione al padiglione italiano di una fiera che si è tenuta in Cina a Chongqing su invito del consolato italiano a Chongqing in Cina. E nel padiglione, oltre a questi oggetti che erano stati portati, se andiamo dopo con la slide, c'era una serie di oggetti sviluppati sempre come tesi sui materiali, quindi non solamente l'aspetto formale, ma anche la parte di materiale come green design, per il recupero e il riciclo del legno, il packaging di lusso per l'utilizzo per nuove tipologie di polimeri da utilizzare, sia per le tecniche additive per la costruzione di queste luci che vedete sulle sinistre, che vengono costruite in un unico pezzo e che utilizzano poi degli OLED, cioè delle luci LED organiche. E poi per l'urban mobility, sempre relativa a dei lavori fatti anche per dei concorsi internazionali, l'utilizzo dei materiali compositi, e quindi non solamente l'aspetto formale, ma se ci fate caso ci sono anche delle figure che ci fanno vedere qual è la distribuzione delle tensioni, degli sforzi, che sono importanti da definire in base alle caratteristiche, alle proprietà del materiale, che possono essere non isotrope come nel metallo, ma ortotrope come nei materiali composti e nel legno. Se andiamo avanti ancora, non so se ci sono altre diapositive.
Questo è per darvi un esempio di come quello che facciamo in questo laboratorio è quello di trasferire concetti avanzati di materiali e tecnologie. Qui mi trovo, sono sulla sinistra, quello con i baffi, e sono con il ministro della ricerca cinese, quello italiano, al China Italy Innovation Week, dove abbiamo presentato dei nuovi materiali, nuove tecnologie per le protesi, quelle che vedete su questo tavolino. A fianco a noi c'era lo stand della Cina per la missione sulla Luna che stavano facendo, e il ministro cinese, quello italiano, si sono, soffermati e abbiamo spiegato le cose che stavano facendo. Qui sulla destra mi stringe la mano. E quindi sono tecnologie avanzatissime che noi andiamo poi a trasferire ai nostri studenti su come utilizzarle poi in ambito del design. Abbiamo fatto per il Ministero dell'Ambiente un progetto che è scaduto qualche giorno fa, proprio sul trasferimento di queste tecnologie nell'ambito del design, per quanto riguarda il recupero delle polveri di titanio nelle tecnologie additive che noi chiamiamo stampa 3D. Sono quindi in pratica sono dei riconoscimenti internazionali che ci portano. Non so se ci sono altre slide successive, poi questa era l'ultima. E sono dei riconoscimenti che noi cerchiamo di mantenere attivi perché ci danno la possibilità di rimanere attualizzati su quelli che sono gli sviluppi tecnologici in rapidissima evoluzione, special modo nei materiali. Passerei al professor Masullo la descrizione del laboratorio successivo. Antonio, io sono ancora una volta qui a presentarvi un altro laboratorio, in particolare questo è il laboratorio di cui sono responsabile, il Sensei Lab, nuovo nato insieme al laboratorio di design, quindi insomma abbiamo un anno di vita, poco più, e il laboratorio è sicuramente un fiore all'occhiello del dipartimento perché diciamo con molto orgoglio, rappresenta uno dei pochi laboratori, se non l'unico, dove si è fatto coesistere in un unico ambiente una serie di sistemi di stimolazione diciamo, realizzazione di stimoli fisici sull'individuo per ricavarne delle reazioni, no? Quindi per monitorarne le reazioni e la percezione. Quindi è un laboratorio di base human-centered, multifisico, quindi che pone al centro dell'attenzione la persona e la sua percezione. Quindi di base noi lo abbiamo associato ai corsi di design, ma chiaramente questo laboratorio è un laboratorio di tipo molto trasversale e si lega anche molto bene a quelle che sono tutte le valutazioni del percepito diciamo architettonico, urbano. In particolare il laboratorio è dotato di un sistema audio 3D, come vedete, basato ad oggetti, con cui può essere simulata diciamo una situazione, una condizione spaziale diciamo, o ricostruita. All'interno del laboratorio abbiamo un grosso video wall. Questo possiamo andare avanti. Serve soprattutto per diciamo, la progettazione partecipata, quindi per poter condividere delle giudizi su soluzioni progettuali, diciamo così, come da diverso tempo fanno le grandi case costruttrici di automobili, no? Durante la fase di design, come dire, fase embrionale del progetto,
avere feedback sul progetto risulta un vantaggio molto forte. Per cui, diciamo, questo tipo di approccio riportato su scale diverse da quella architettonica a quella dell'oggetto del design comporta la possibilità di riuscire a vedere feedback molto importanti da subito. All'interno dell'ambiente di questa stanza, questa test room, abbiamo anche la possibilità di controllare le condizioni di illuminamento, la temperatura di colore attraverso una serie, un sistema LED dimmerabile e appunto del quale possiamo cambiare la temperatura di colore delle luci e il tutto è corredato anche da dei sensori che permettono di rilevare l'interazione del soggetto con gli oggetti circostanti. Immaginiamo, diciamo, citiamo solo qualcuno, per esempio l'eye tracking system, che vedete in questo momento rileva il tracciamento, le fissazioni di questo soggetto sullo schermo. Quindi, come dire, avere dei feedback da parte sulla percezione appunto sul comportamento anche di chi viene, come dire, ad essere immerso in un contesto simulato per modificare, per migliorarne le varie fasi. Possiamo andare un altro po' avanti. Questi sono diciamo, alcuni degli esempi, perciò vi dicevo, il laboratorio si presta molto a un taglio molto, molto trasversale, quindi vedete rappresentate in queste immagini sia delle ricostruzioni di progetti che sono stati realizzati in ambienti virtuali e trasmesse per esempio online, quindi per avere dei feedback a distanza sulla bontà di progetti, oppure ambienti industriali, come vedete, la parte bassa. Come chiaramente questo tipo di attività molto spinto sul lato dell'interazione col mondo circostante, reale e virtuale, e che diciamo, spinge molto sulla realizzazione di scenari ibridi, reali e virtuali, apre, ci ha aperto, insomma, molto spazio verso le collaborazioni internazionali. Se in alto a destra vedete un progetto che è legato alla realizzazione di edifici molto, molto densi, al senso di oppressione che può generare rumore percepito all'interno di questi ambienti. Possiamo andare avanti. Il laboratorio non è solo quindi quello che viene, come dire, modellato e quello che viene rilevato come reazione degli individui, ma è anche tutto il sistema che permette di controllare la temperatura dell'aria, la temperatura radiante, l'umidità, la velocità dell'aria all'interno di questo modulo. Quindi, diciamo, unico laboratorio nel quale riusciamo ad avere un controllo multifisico degli stimoli. Possiamo tornare un attimo indietro dicevo, tutti gli impianti che sono come dire, a servizio di questo laboratorio sono anch'essi oggetto di ricerca scientifica, perché sono tutti diciamo, strumentati e quindi rappresentano essi stessi una parte della ricerca. Se andiamo avanti, diciamo, a parte il discorso realtà virtuale, chiaramente questo si presta, l'interno della camera consente anche il monitoraggio dei movimenti con dei sistemi di motion tracking e una serie di altra sensoristica per il biofeedback che, insomma, non riesco sicuramente a trattare in questo momento. Non so se abbiamo un'altra slide, penso che siano finite. Vi saluto e, diciamo, resto a disposizione per qualsiasi domanda, interessamento. Io sono il professore Masullo, Massimiliano Masullo. Saluto. Adesso, grazie Massimiliano, grazie. Adesso presentiamo il video dell'offerta formativa del corso Interateneo Planet Life Design, il design per la vita del pianeta, e poi subito dopo ci sarà la professoressa Piscitelli che illustrerà l'offerta formativa.
Raffaella, non si sente la voce. Scusate, non so perché era disattivato il microfono. Riparto da capo, continuo? No, riparto da capo. Okay. Eccomi qua di nuovo, sempre la professoressa Piscitelli, e devo dire che ogni volta che rivedo questo video, come dire, mi viene un po' la pelle d'oca, nella misura in cui abbiamo, se già la magistrale in design per l'innovazione si poneva delle sfide molto alte, con questa magistrale interateneo abbiamo voluto alzare l'asticella. Come avete potuto vedere, è una magistrale interateneo realizzata tra il nostro Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e l'Università degli Studi di Perugia. E questo nuovo corso di laurea interateneo si svolge interamente ad Assisi, all'interno di un palazzo storico, Palazzo Barnabei, che è una sede distaccata di Assisi, messa a disposizione proprio dal comune, per questo che vuole essere un progetto veramente molto ambizioso. Un po' il video lo racconta, come avete visto, diciamo, ci stacchiamo molto dall'idea di design come strumento per realizzare prodotti e servizi, ma approcciamo ad un'idea di design
che deve affrontare le sfide della contemporaneità non soltanto in ambito locale, ma anzi in ambito planetario. Il nome stesso lo racconta. E per fare questo l'intera magistrale è stata suddivisa in quattro grandi contenitori che cercano, ognuno dal proprio punto di vista, di affrontare proprio le sfide che la contemporaneità, ma soprattutto le culture della globalizzazione, ci sottopongono. I quattro grandi contenitori sono clima ed energia, territorio e patrimonio, città e paesaggio e salute e sicurezza. Quindi, come vedete, sono quattro grandi contenitori che affrontano al proprio interno, attraverso una serie di altri corsi incapsulati all'interno di questi quattro laboratori, da un lato degli aspetti più tecnici e da un'altra parte invece degli aspetti molto più ampi di progettazione di sistema. È una sfida molto grossa, è partito quest'anno il primo corso e ponendosi come un corso fortemente interdisciplinare, la relazione con materie apparentemente anche molto lontane dalle nostre, viceversa diventa uno strumento proprio di virtuosismo all'interno dei laboratori di progettazione. Ma l'altro aspetto estremamente interessante è la provenienza nazionale e internazionale degli studenti. Io in questo momento sto seguendo un laboratorio al secondo semestre dove, pur nella lontananza e nella didattica a distanza, abbiamo per esempio una studentessa che si è iscritta da Tel Aviv, e quindi un'israeliana, e devo dire il contributo di queste che proviene da studenti provenienti da culture diverse, da percorsi di formazione diverse, è veramente un arricchimento. Quindi da un lato, come dire, un'ibridazione con altre discipline, a volte tecniche, a volte invece più progettuali, da un'altra parte un'ibridazione che proviene invece dagli studenti provenienti da varie parti del mondo, arricchiscono, secondo me, questa magistrale, rendendola ancora più, come dire, ambiziosa nel suo progetto e interessante nelle sfide che intende porre. Grazie. Grazie Daniele. Adesso c'è il professore Nicola Pisacane che illustrerà invece le attività internazionali del Dipartimento. Perfetto, di nuovo buon pomeriggio. Ora vi racconto di alcune esperienze, di alcune opportunità che il nostro Dipartimento mette a disposizione dei propri studenti nell'ambito di quelle che sono le attività di internazionalizzazione. Allora, tutto quello che vi racconterò nei pochi minuti successivi ovviamente è trasversale a tutti i corsi di studio dei quali è stato comunque raccontato nel dettaglio quella che è l'offerta formativa, quindi tanto per la quinquennale di architettura quanto per la triennale di scienze e tecniche dell'edilizia o la magistrale in architecture, interior design e for autonomy, così come per le due triennali di design e comunicazione e design per la moda e la specialistica in design per l'innovazione, il nostro dipartimento offre l'opportunità di poter svolgere un periodo di studio all'estero. Un periodo di studio all'estero nell'ambito di quello che è il più noto programma Erasmus Plus, che permette la mobilità all'interno dello spazio europeo, ma anche nell'ambito di quelle che sono alcune università partner extraeuropee. Nello specifico, per quanto riguarda il programma Erasmus, il Dipartimento comunque è partner di circa 50 università europee in 11 paesi differenti, quindi comunque abbracciando anche territorialmente uno spazio molto molto ampio. Sono dipartimenti che hanno un'offerta analoga alla nostra, ma che offrono ovviamente nell'ambito di quello che è percorso e studio uno sguardo verso altre realtà territoriali, altre realtà professionali, verso anche, diciamo, un confronto con quelle che sono ovviamente realtà accademiche differenti, e quindi sicuramente ovviamente un momento di crescita. Però da diversi anni l'Ateneo invece comunque offre anche l'opportunità ovviamente di poter andare oltre i confini europei, e quindi abbiamo comunque partenariati con diverse università, diciamo quelle più
ambite sono ad esempio sono la, l'Argentina piuttosto che la Cina, e speriamo ovviamente che la situazione pandemia globale permetta ovviamente la ripartenza di queste attività quanto prima. Ovviamente tutte queste opportunità sono sostenute da quelle che sono dei contributi economici che l'Ateneo mette a disposizione, e sicuramente rappresenta un momento di grande crescita. Altra cosa che mi sento di segnalare anche, diciamo, legandomi all'intervento che il collega Roberto Liberti farà tra poco, l'opportunità ovviamente anche di svolgere dei tirocini post laurea in ambiente europeo, quindi comunque anche delle borse di studio sempre nell'ambito del programma Erasmus, per poter svolgere in strutture, quindi in contesti lavorativi, un periodo di tirocinio che può essere svolto anche dopo la laurea, quindi per poter ovviamente avere un avvio all'interno del mondo del lavoro, e quindi ovviamente per avere una uscita internazionale del proprio titolo di studio. Ovviamente poi per chi si iscriverà avremo modo e occasione sicuramente di potervi poi presentare tutte queste opportunità, però comunque è un fondamentale tassello di quella che può essere la vostra formazione. Grazie mille e passo la parola a Roberto. Grazie mille Nicola, io sono qui per parlarvi del placement, quindi dell'accompagnamento al mondo del lavoro. Come diceva Nicola, è importante nel nostro percorso formativo, nell'offerta del Dadi, l'attività dei tirocini. I nostri sono tirocini formativi obbligatori e in tutti i percorsi, e quindi la cosa fondamentale che rispetto al placement, quindi l'accompagnamento verso il mondo del lavoro, i percorsi sia al terzo anno delle lauree triennali o al quinto di quella quinquennale o al secondo anno delle lauree magistrali, noi abbiamo il tirocinio obbligatorio. Abbiamo moltissime aziende con cui noi siamo convenzionati, circa 300 per l'intero Dipartimento Dadi, Architettura e Disegno Industriale, e sia nei settori dell'architettura, quindi studi professionali, oppure comuni, oppure musei, o siti archeologici, quindi moltissimi, oppure per i percorsi di design, comunicazione e moda, imprese che sono attive sul territorio locale, in territorio campano, anche nazionale, e anche internazionale, come diceva appunto prima il mio collega Nicola Pisacane, di aziende che si occupano dei settori tipici del design, della comunicazione e della moda. Quindi i ragazzi vanno a realizzare dei percorsi di tirocinio obbligatorio, circa o di 150 o di 200 ore a seconda del curriculum, a seconda del corso di laurea, e queste sono diciamo la parte più interessante, se vogliamo, e forte anche dei nostri corsi di laurea, perché abbiamo una grandissima connessione con l'attività appunto di placement. Accade infatti sempre molto più sovente che gli studenti durante i percorsi di tirocinio vengono assunti per uno stage, quindi successivo al tirocinio stesso, e assunti nelle aziende. Qui vediamo alcune, perché io poi in realtà mi collego al settore del placement e chiudo questo nostro poi orientamento con quella che qui vediamo alcune delle nostre aziende che sono convenzionate per i nostri percorsi di tirocinio obbligatorio. Quindi vediamo nel settore locale, abbiamo Carpisa, Yamamai, oppure nel settore dei calzaturiero Benigno, oppure le aziende di moda maschile come Attolini, Keaton, abbiamo anche Isaia, oppure abbiamo il settore delle listetterie Alois. In questo caso abbiamo, e possiamo passare alla slide successiva, presentiamo la punta di diamante, se vogliamo, del nostro dipartimento, che è Officina Vanvitelli. L'Officina Vanvitelli è una design e fashion creative hub nei settori appunto della moda, del design, della comunicazione, che ha la sede, la prestigiosissima sede del Belvedere Reale di San Leucio, all'interno del quale noi abbiamo realizzato questo
percorso molto sperimentale, molto innovativo, che lega i laureati delle lauree triennali o magistrali, in particolare dei percorsi di design, al mondo del lavoro. Noi abbiamo realizzato dei protocolli di intesa con queste aziende che abbiamo appunto visto prima, sono circa 25, che con l'Officina Vanvitelli, quindi con il nostro Ateneo e con l'Officina Vanvitelli stesso, per realizzare dei progetti innovativi, sperimentali, dei nostri laureati. Quindi questo è un percorso che offre una grandissima sbocco sul mondo del lavoro, perché è pratico, è di ricerca, è innovativo e collega velocemente alla realtà imprenditoriale anche di molteplici territori manifatturieri che ci sono sul nostro territorio, quindi non so, da quello calzaturiero a quello del settore del tailoring o quello degli altri settori del tessile o del prodotto e della sperimentazione. All'interno di Officina Vanvitelli abbiamo dei macchinari molto innovativi, li vedremo all'interno del video che adesso chiuderà questa nostra presentazione, e non siamo stati fermi neanche durante il Covid. L'Officina Vanvitelli con il nostro dottorando ha realizzato delle mascherine protettive per il cotugno, quindi noi abbiamo lavorato come anche dipartimento e quindi come Ateneo durante questo percorso, quindi è la nostra, il nostro un po' fiore all'occhiello. Quindi andrei con il video che conclude. Sì. Grazie. La voce. Sulle ultime slide diamo la parola alla professoressa Zerlenga per un saluto finale e poi c'è un quarto d'ora ancora per le domande, quindi siamo qui ancora. Sì, grazie Doe, solo ovviamente una grande emozione, non solo come ovviamente direttore, ma come ancora studentessa mi riscriverei di nuovo da capo a tutti i nostri corsi di studio. Veramente, insomma, una grande emozione. Abbiamo parlato noi ai nostri studenti che ci hanno seguito, che ci stanno seguendo, hanno parlato le nostre fotografie, i nostri bellissimi video. E abbiamo parlato per illustrare tutto quello che troverete presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Un'offerta formativa presso la nostra sede di 6 corsi
tra triennali e magistrali, 6 laboratori strumentali, ne abbiamo visto i bellissimi video e immagini, spazi interni all'aperto, aule didattica frontale e laboratoriale, una formazione disciplinare, non dimentichiamola, con i nostri docenti giovani e giovanili, come qualche mia collega mi ricordava stamattina, e con studenti stranieri in sede, con la possibilità di andare all'estero e soprattutto con rapporti con il territorio, con le aziende, con il mondo del lavoro, con premi e riconoscimenti. Quindi che cosa dire di più? Vi aspettiamo perché noi vogliamo costruire con voi un buon futuro per occuparci di tutto ciò che in termini di architettura e di design rappresenta la forma sostenibile dell'esistenza. Quindi grazie a voi, speriamo veramente di vedervi numerosi e noi saremo felicissimi di accogliervi. Perfetto, grazie Ornella e grazie a tutti, ma sicuramente adesso c'è un poco di tempo per ascoltare le domande dal vivo, se ci sono ancora alunni collegati oppure se c'è qualche domanda sul canale YouTube, noi siamo ancora qui per rispondervi. Ragazzi, volete fare qualche domanda a voce? In aula? No. Visto che già avete risposto in chat alle domande che hanno fatto i ragazzi, perché ci sono state varie domande che chiedevano il corso di laurea in design e comunicazione. Sì, io ho risposto un po' alla domanda, forse che, ma sono certa anche altri studenti avrebbero voluto fare, come si fa ad iscriversi ai corsi di design? L'iscrizione, abbiamo detto che non c'è un test, quindi per i corsi di laurea triennale in design e comunicazione e design per la moda, l'iscrizione è senza test. Naturalmente si partecipa a un bando perché il numero dei posti è limitato. Abbiamo anche quest'anno 180 posti per design e comunicazione, 150 per design della moda. Per entrare in graduatoria, per accedere a questa graduatoria dei primi 180, ci sono due indicatori. Il primo è il voto che raggiungerete con il diploma, al quale si somma la velocità di iscrizione, di partecipazione al bando. Quindi questi due indicatori, ciascuno con valore 50%, intervengono per formulare la vostra posizione in graduatoria. Quindi il bando sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, sulle pagine social di Design e Comunicazione e Design per la Moda. Per rispondere a questa domanda che ovviamente qualcuno di voi ha scritto in chat. Invece c'è qualcuno che chiede per il test per architettura, per entrare ad architettura, come funziona? Allora, l'accesso all'architettura è un numero programmato, nel senso c'è un test nazionale. L'anno scorso l'abbiamo fatto da remoto, quindi ogni studente da casa sua, secondo una procedura, una diciamo piattaforma, anch'essa messa a disposizione a livello nazionale. Per l'anno prossimo non siamo ancora in grado di dirlo, chiaramente tutti ci auguriamo di poterlo svolgere in presenza. Sono 60 domande a risposta multipla e l'anno scorso, per esempio, non c'era il diciamo, punteggio minimo, per cui al di là della paura per un test d'ingresso, basta rispondere con certezza alle domande di cui si è certi, insomma, e dovrebbe essere tutto abbastanza semplice. Però per informazioni maggiori ci puoi scrivere, perché credo che per fine mese dovremmo avere qualche diciamo, notizia, perché siamo prossimi alla preregistrazione. Quindi sapremo modalità e temi, ne daremo notizia sul sito del Dipartimento e di Ateneo, chiaramente. Grazie.
Mentre un'altra persona chiedeva, per quanto riguarda i laboratori, come funzionano in questo periodo, soprattutto di Covid? Allora, sicuramente i laboratori funzionano con il freno a mano tirato, insomma, se non altro per le limitazioni che abbiamo in numero di persone che possono occupare il laboratorio contemporaneamente. Quindi c'è una turnazione, ma noi quasi non ci siamo mai fermati. Chiaramente anche avendo poche persone presenti in laboratorio, ma abbiamo fatto turnazione fra dottorandi e assegnisti e noi docenti continui. Chiaramente gli studenti, insomma, in questa fase, quando non venivano a fare lezioni, chiaramente hanno anche un successo. Questo è stato purtroppo la penalizzazione più grande di questo ultimo anno. Ma, insomma, contiamo, sembra che nelle prossime settimane ci sia anche già la possibilità di chiedere una, insomma, presenza in laboratorio per alcune attività specifiche, quindi contiamo sicuramente di riuscire a portarci alle spalle questo periodo al più presto. Speriamo. Mentre per quanto riguarda sempre il corso di architettura, mi chiedono delle borse di studio, se ci sono le borse di studio. Mi sentite? C'è qualcuno? Non mi sentite? No, Ludovica, ti sentiamo. Per quanto riguarda le borse di studio, dicevamo che comunque è bene consultare il sito di Ateneo, il sito di Dipartimento, ma soprattutto, quindi, prima cosa, preiscriversi, nel senso registrarsi come poi futuri studenti Unicampania per avere tutte le informazioni. Questo vale sia... Dove senza microfono. Senza microfono. Questo vale sia per i corsi di architettura che per i corsi di design comunicazione e design per la moda. Va bene. Non so se voi volete aggiungere qualcosa, perché le domande da YouTube non ce ne sono più. Quindi volete aggiungere qualcosa? Penso che siamo stati nei tempi abbastanza esaustivi. Sì. Io potrei aggiungere solo una precisazione agli studenti che eventualmente ci stanno ascoltando, che tutti gli aspetti legati alle borse di studio, alle immatricolazioni, quindi gli aspetti più di tipo amministrativo, sono presenti sul sito dell'Ateneo, quindi non direttamente sul sito di architettura.unicampania, ma Unicampania generale, perché valgono per tutti i dipartimenti. L'avevamo detto. È un equivoco nel quale si può incorrere, quindi come diceva la professoressa Morelli per le borse di studio, ma altrettanto per tutto quello che riguarda la fase di immatricolazione, che non è specificamente gestita dal Dipartimento, ma dall'Ateneo da cui noi dipendiamo. Sì, infatti chiedo scusa se interrompo, ho messo in chat il sito ADISURC, che è l'ente per il diritto allo studio della Regione Campania. I ragazzi possono trovare tutte le informazioni su eventuali alloggi, borse di studio e vari servizi offerti agli studenti. Grazie. Anche perché ci sono delle richieste già da fuori regione e quindi noi vorremmo dare tutte le informazioni, la possibilità di poter accedere alle grandissime opportunità che l'Ateneo Vanvitelli ha messo in campo per gli studenti anche fuori sede. Quindi dal momento che sono già arrivate dei messaggi, proprio siamo contenti di questo, quindi è bene che comunque tutti siano informati dal primo momento, io dico proprio dal primo momento, e partecipino subito alla nostra grande famiglia, proprio preiscrivendosi, nel senso registrandosi per poter avere tutte le informazioni, non solo del nostro dipartimento, ma anche di tutta l'offerta formativa di Ateneo. Sì, per quanto riguarda i servizi di Ateneo, lascio in chat anche la posta orientamento dell'ufficio, l'ufficio attività studentesche, che i ragazzi possono contattare per informazioni di ogni tipo. C'è un'altra domanda per il corso di design comunicazione. Sì. Il corso di design comunicazione ci potrebbe essere anche graphic design tra i laboratori e le materie.
Sì, certo che c'è anche graphic design nelle materie, certamente sì, dal momento che il corso si occupa, come abbiamo detto nella presentazione generale, di questi tre grandi filoni di progettazione, quello che attiene il prodotto, quello che attiene la comunicazione e quello che attiene alla progettazione degli spazi. In ogni caso vi anticipo, perché questa cosa non l'abbiamo detta, che nel merito proprio del graphic design, perché ho letto anche nella chat qualche domanda nel merito, tutto l'apprendimento, la formazione con le competenze digitali è organizzato con un percorso che si chiama Via POT Design, che è parallelo alla didattica erogata, diciamo, dal corso stesso, in modo da poter accedere a questi corsi che si occupano di della trasmissione di Adobe piuttosto che Rhino, Grasshopper, corsi di fotografia, quindi è tutta una diciamo una formazione anche dal punto di vista delle competenze digitali che viene erogata dall'Ateneo proprio per approfondire tutta l'aspetto della comunicazione digitale, accanto naturalmente a tutti i corsi di grafica che vengono che sono incardinati nel corso di design e comunicazione. C'è anche un'altra domanda per il corso di moda. Sì, ho visto. Ecco, abbiamo 5 minuti. In realtà la risposta è sempre la stessa, la ripetiamo di nuovo così ci salviamo da questo equivoco. Per i corsi di comunicazione per la moda, che sono due corsi triennali, per entrambi i corsi viene pubblicato un bando perché il numero è chiuso. Il bando viene pubblicato in generale nell'ambito del mese di giugno. State attenti, ma sarà pubblicato, pubblicizzato, ci sarà sulle nostre pagine social, eccetera. Da quel momento vi dovete iscrivere a questo bando. Questo partecipare al bando vi darà la possibilità di entrare in una graduatoria. Questa graduatoria sarà, come ha detto la professoressa Martuscello, costituita da questi due fattori. Chi primo è più bravo, e chi meglio ha lavorato al liceo è più bravo perché ha un voto di maturità maggiore. Questi due coefficienti entrano all'interno di un strano algoritmo che vi dà una graduatoria, per cui sui oltre 200-250 ragazzi che ogni anno si iscrivono, 150 per moda e 180 per design e comunicazione sono i fortunati vincitori del nostro dipartimento. Quindi dovete innanzitutto studiare bene e, nonostante le difficoltà enormi che abbiamo quest'anno, arrivare gloriosi alla maturità facendo un bel percorso ed avendo un bel voto finale. Dopodiché tenere le antenne dritte per vedere quando esce questo bando, che l'anno scorso, ogni anno il Dipartimento lo bandisce in una data che non è sempre fissa, ma che è nell'ambito del mese di giugno, quindi prima dell'inizio delle vacanze. Quindi tenete le orecchie dritte e guardate i nostri canali social per avere una comunicazione la più tempestiva possibile, o il nostro sito di Dipartimento ovviamente, e iscrivetevi quanto più presto possibile al bando. Non c'è un test di ammissione, c'è solo questa graduatoria. Ok? In bocca al lupo. No, non c'è nulla da capire. Innanzitutto verifica se veramente devi fare una rinuncia agli studi, o se non devi fare, rispondo all'ultima domanda, rinuncia agli studi, che devo fare? Allora, come sempre, tutte queste procedure amministrative è bene che le guardiate nelle pagine dedicate dell'Ateneo, perché alle volte noi docenti anche non siamo magari aggiornati su delle cose particolari. Ma se tu hai fatto una rinuncia agli studi, è come se fossi un nuovo studente per noi, quindi dovrai riscrivere nuovamente ad uno dei corsi nelle modalità che ti stiamo dicendo, qualche volta senza far nulla come a STE, con un concorso nazionale o locale nazionale come architettura, qualche volta con un programmato locale come design e comunicazione e design per la moda. Se invece tu non hai fatto una rinuncia agli studi ma sei ancora iscritta a Federico II, immagino che tu possa fare un trasferimento, quindi è una cosa un po' diversa. Però queste cose è bene che tu le chiedi alle segreterie amministrative, perché ovviamente sono cose un po' più particolari. Rispondiamo anche a Serena, che scrive: se gli esami di maturità però non sono terminati e il bando è già uscito, come bisogna fare per iscriversi? Semplicissimo, intanto ti iscrivi, dopodiché, non appena avrai acquisito il voto di maturità,
lo trascrivi sulla piattaforma Unicampagna. Quindi le due cose avvengono in momenti anche separati. Subito iscriversi, successivamente, se al momento della iscrizione, che è sempre una pre-iscrizione, non si è ancora in possesso del voto di maturità, lo potrai trasferire, caricare sulla piattaforma Unicampagna successivamente. Va bene. Bene. Penso che non ci siano più domande. Volete aggiungere un'ultimissima cosa prima di chiudere? Sì, noi siamo sempre in orientamento continuo, cioè ogni 14 giorni noi facciamo attività di orientamento. Quindi se ci sono ulteriori poi informazioni o richieste, siamo pronti ad accogliere tutti gli alunni che vogliono partecipare a queste attività. Quindi domani è la prima e poi tra 14 giorni. Quindi domani alle 4, sempre sul canale YouTube. Va bene, io vi ringrazio. Ringrazio tutti i professori, tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Saluto tutti anche grazie. Io. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Malgieri a Tenapoli per averci ospitato. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Buonasera. Grazie. Arrivederci, prof. Ciao. Ciao, Marianna. Ciao, grazie Roberto, ciao. Ciao Roberto. Ciao. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Come sempre. Ciao. Ciao Roberto, ciao Marianna. Ciao prof.